Giusto. Buongiorno, buongiorno, sì, ciao, buonasera a tutti. Intanto scusate, metto la musichina subitissimo, adesso parte tutto. Ottimo, hai già fatto tutto, ottimo, ottimo. Arrivo, accetto subito, arrivo, arrivo. Ciao raga, come state? Oggi. Vediamo se... Perché non me l'accetta? Accetta. Eccolo qua. Eccoci. Per Ciao un secondo mi ragazzi. sono C'è timore di non vedere nulla. anche la musichina di sottofondo, così almeno il mood rimane sempre quello. È free copyright, quindi non c'è Ah, ok. problemi No, beh, se se vuoi, tanto la vorrai caricare. ho dei CD, se vuoi mettiamo su un CD, puoi scegliere tipo i Platters. Non so Potrò se a prendere qualcuno piacciono. il tuo gruppo, Tony, cosa dici? Il mio gruppo A-positivo. No, no, non quello. Non era quello. Ah sì, Ciao ma sono Andy, questo. ciao Marchese, ciao Alex. Sono pubblicità al mio gruppo, io suono nei Kiss. No, non è vero. Famosissimo Luca Tognetti dei Kiss, chiaramente, Nei no? Kiss. Famosissimo, esatto, è proprio lui. Sarebbe stato bello. Ma in realtà se tu togli le maschere hanno tutti la mia faccia, quelli dei Kiss. Cioè si sono Quelli che sono, ispirati alla mia faccia. Eh sì, non vedi, c'ho l'occhio a forma di stella, tutte quelle cose lì. esatto. Jessica, benvenuta. Alex, Angie, benvenuti. Adesso parliamo, oggi facciamo una live un po' particolare, amici, perché lui è Luca, un mio carissimo amico, nonché ex collega di biologia. È lui quello con cui abbiamo fatto quel famosissimo esame del non si sa come siamo riusciti a passarlo, è lui. Che è diventato anche mio relatore di tesi in tutto ciò. Esatto, diventò il suo relatore di tesi in tutto ciò, non si sa come, però è riuscito a farsi fare da relatore, e quindi è stata una cosa molto interessante. Sì, è stato uno di quegli esami bizzarri che il titolo della materia non corrisponde minimamente agli argomenti Zero, trattati. minimo, cioè proprio la cosa più sbagliata del mondo era assolutamente quell'esame, con quel titolo, con quella materia, assolutamente quello. Iscriviamoci tutti Assolutamente. all'esame di biofisica pensando che studierai la fisica della vita, invece ti trovi davanti a pagine e pagine e pagine di spettrometria di massa, di carisma, Esatto, spettrometria tecniche. di massa, non solo spettrometria di massa, ma anche proprio, cioè, tomi di formule matematiche, di grafici, di derivate a due, derivata a seconda, di cose di cui non si sa assolutamente niente, ovviamente, come accadrà. Cioè, la parte fisica, senza dubbio, c'era. La parte bio. Io ho visto una proteina in un corpo, anzi il corso non ho manco l'ho seguito, Sì, però tu hai infatti. fatto delle dispense in cui c'era una formula con una proteina, ho detto vabbè allora questa è anche bio. Dove ti ricordi E tra l'altro poi... che eravamo andati assieme per correggere la dispensa che avevo fatto. Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. All'esame non c'era una cosa giusta di quella cazzo di dispensa. No. Il dicroismo circolare era giusto. Era Sì, giusto quella è l'unica quello. cosa che mi ricordo tra l'altro di quell'esame. Esatto. Allora, un minutino iniziamo adesso, eh. Certo. Intanto buonasera a tutti quanti, quelli che ci stanno aggiungendo. Oggi parliamo un po' di come potrebbe essere un'intelligenza extraterrestre se avesse avuto o se ha avuto la possibilità di evolversi così come noi. Ci proviamo almeno, sarà una chiacchierata abbastanza amichevole. Com'è? Sarebbe fatta così, cioè se arriva un alieno sulla Terra è fatto così, perché non Esatto. l'abbiamo mai detto, ma in realtà l'uomo deriva dagli alieni. No, vabbè, non iniziamo con discorsi di L'uomo è un questo alieno, in realtà, e quindi tipo. Sì, niente. evolutivamente parlando, dicono Darwin dice l'uomo è una scimmia, in realtà Darwin stesso era un alieno, non poteva dire io vengo da Venere. Allora disse no, no, vengo dalle scimmie. Ok, Esatto. Ci piaceva come vuoi. essere pelosi, allora ho detto, vabbè, senti, rimaniamo sulla cosa del... Marina, bomba, benvenuta, Charlotte. Dinosauri brutti? C'è un utente che si chiama Dinosauri Sull'altro brutti? Aspetta che ti saluto, Dinosauri brutti. Ciao! mio profilo ci siamo anche scritti una volta perché probabilmente Nicoletta, avete oh, preso un benvenuta virus. Nicoletta, se rimani, benvenuta. E dinosauri brutti comunque no, lo voglio anch'io dinosauri brutti. Bellissimo. Sì, una volta Dinosauri Brutti si prese un virus o qualcosa del genere e mi arrivò un messaggio con hai vinto un premio Dinosauri Brutti e io sull'altro mio profilo.
io risposi, ah, ok, no, non voglio niente. Fa, no, guarda, è un virus, scusa. Mi faccio, sì, ma adesso io il mio premio lo voglio lo stesso. No, esatto. Esatto. Voglio un disegno, pensavo brutto. Io ho la benvenuta, anche, no, qui sta partendo attacco Titan, aspetta che devo cambiare cose qua, così. Ehi, attento al copyright, che poi prendiamo allora, la musica. Infatti, mi piglio malissimo, poi è un casino qua, allora. No, sta partendo la colonna sonora di Doom, aspettate. Dai, dai, lascia andare. Doom eterno. No, no, Alexa, basta. No. Ok. Prosegui. Ok. La colonna sonora di Doom. Ciao a tutti coloro che sono qui presenti. Stefano, che sta lavorando, tra l'altro. Stefano, ciao, benvenuto. Benvenuto a te. Vediamo un pochino, direi che possiamo partire. Cosa dici, Luca? Allora, lui si chiama, allora, giusto per evitare incomprensioni, lui si chiama Luca Tonietti, questo mio carissimo amico e collega, però lo chiameremo Tony, perché lui è Tony. Lui è salvato nei registri dell'università come Tony, con la Y, quindi... Sì, matricola 791865H, Tony. Esatto. 384567, raga, di cosa stiamo parlando? Li metti in fila, vabbè. Allora, sarà una live inerente, intanto benvenuti a tutti quanti, questa live sarà una live particolare dove parleremo di che cos'è, oggi ho fatto pure alzare l'elicottero, grande Stefano, e oggi parleremo un po' di come si è formata la vita sul nostro pianeta, di come si potrebbe formare su altri pianeti e di come adesso, poi verso la fine, ci diletteremo un po' in dei deliri in cui potremo ipotizzare un po' come potrebbe essere la vita in altri pianeti e come questa potrebbe in qualche modo evolversi, come noi o meno di noi, eccetera. Intanto faccio un breve recap per me. Io sono Simone, sono un neurobiologo computazionale, nello specifico sono un neurobiologo che per adesso non sta facendo un cazzo se non continuare a studiare in continuazione, quindi... Sto cercando un dottorato per interessarmi alla plasticità sinaptica, e quello che poi io studio non è altro che il modo con cui il nostro cervello immagazzina informazioni e la sua potenza computazionale e la sua intelligenza. Ma dove si può definire intelligenza? Dove inizia l'intelligenza? Dove inizia il riflesso? Introduco con questa piccola chiosa Luca Tonietti, astrobiologo, nonché collega, nonché per ultimo, non per importanza, amico che mi porto ormai dietro nel cuore ciao Laura, da un sacco di anni. E chi sei tu, cosa fai e perché sei qui? Esatto, allora ti dico subito che io metterei al primo posto che io e te siamo amici. Dopo siamo colleghi, siamo stati colleghi, adesso non siamo più colleghi, anche se Neurobios è uno dei partecipanti di Astrobio, nonostante non pubblichi mai nulla, non fa parte da almeno mesi, ma non ha mai pubblicato niente. Vabbè, questo è un altro discorso, a lui interessano di più la mente, il cervello che gli alieni. E vabbè, chi sono io? Sono Luca Tonietti, come ha detto Simone sono un astrobiologo, in realtà non lo sono ancora. Sto facendo un dottorato in astrobiologia, quindi per oggi sono solo un biologo e mi occupo principalmente, tra le tante cose di cui si occupa un dottorando, dello studio della colonizzazione dello spazio, cioè del supporto alla colonizzazione spaziale con studi di interesse astrobiologico. Perché? Perché uno degli obiettivi principali che abbiamo nei prossimi anni sarà colonizzare la Luna, Marte e altri corpi celesti. Per far questo però dobbiamo prima di tutto sperimentare qua sulla Terra, perché è l'unico posto in cui abbiamo accessibilità di laboratori, e un pochino sulla stazione spaziale orbitante. Quindi i miei studi si occupano appunto di questo, e nello specifico di come possiamo utilizzare i microrganismi per ottenere le risorse, dove direttamente in loco, cioè non porteremo mai le risorse, il ferro, che ne so, dalla Terra alla Luna. Dovremmo estrarlo in loco, ma voglio vedere un minatore sulla Luna che fa così con una picconata e vola via, perché la forza di attrazione gravitazionale è talmente bassa che tira una picconata, il piccone rimane lì e l'astronauta vola via. Esatto. Quindi il nostro scopo è portare... questa cosa perché effettivamente portare le risorse dalla Terra a X pianeta potrebbe essere un pochino difficoltoso, in funzione anche del fatto che, volevo informare i neurocosi più presenti, il cervello pare abbia bisogno di alimentarsi, quindi...
non è una cosa che a quanto pare non possiamo fare fotosintesi per trarre energia. E è una bellissima immagine, infatti. E, scusami se ti ho interrotto, prosegui pure. Quindi tu hai fatto questi studi, appunto, per... quindi cosa ci azzecca con Neurobios questa nostra live di oggi? Cosa ci azzecca? Ci azzecca il fatto che, oltre al supporto delle risorse e quant'altro, ci vanno delle persone nello spazio, ci andranno delle persone nello spazio, alcune ci sono già, e c'è anche tutto un supporto di tipo fisico e mentale a questi astronauti, cosmonauti, taikonauti, dipende da dove vengono nel mondo, hanno bisogno di un supporto anche psicologico, bisogna studiare come si comporta il cervello in condizioni di microgravità, in condizioni di esposizione a radiazioni, e in generale, oltre a questo, gli astronauti devono alimentarsi, devono mangiare, e come alcuni alimenti possono influire sulle funzioni cerebrali, cioè nel senso, se il cervello, se noi mangiamo solo carciofi perché crescono bene su Marte, cosa succede? A parte, al di là che tutto l'organismo ci rimette, ma anche dal punto di vista cerebrale, le risorse arrivano? Il cervello è comunque in grado di fare quello che fa tutti i giorni in queste condizioni? Cioè, cosa succede a un astronauta dopo 6 mesi nello spazio? Perché lui torna e sappiamo che i muscoli si atrofizzano per l'assenza di, chiamiamola l'assenza di gravità. Ma al cervello cosa succede? Ci sono delle modifiche? Questa potrebbe essere una delle domande a cui neurobiologi e anche psicologi possono rispondere. Psicanalisti o comunque chiunque lavori nel mondo delle neuroscienze. Non so se l'hai letta, Tony, la biografia di Scott Kelly, che è stato... Te lo consiglio di leggere, molto carina. Lui diceva che è stato nella Stazione Spaziale Internazionale e, cosa che adesso mi confermerai chiaramente, ha avuto un fenomeno molto particolare che... lui definiva, che poi sono stati spiegati poi, questi lampi di luce anche quando dormiva, quando letteralmente stava nella più totale oscurità, lui vedeva questi lampi di luce, spiegati perché come ben sappiamo un'altra cosa molto particolare del nostro bellissimo pianeta è che non è che la luce che noi vediamo è tutta quella che ci arriva, no? È quella che viene filtrata dall'atmosfera e dalla magnetosfera anche. Dico luce, ma per radiazioni elettromagnetiche sarebbe meglio dire. Cosa che se noi ci dovessimo spostare appunto anche dalla magnetosfera e quanto altro, in realtà queste radiazioni elettromagnetiche sono state in grado di colpire i nervi della retina, i neuroni della retina e le molecole in esse implicate per far scaturire appunto l'immagine. Quindi nella più totale oscurità, senza che ci sia niente che possa essere definito una fonte luminosa, lui percepiva questi lampi, anche se stava dormendo, e questa cosa impatterà? Non impatterà? Cioè, come potrebbe essere che una particella, una molecola, stiamo parlando di molecole in questo caso, interagisce non soltanto con i fotoni ma con particelle subatomiche particolari che non sono i fotoni, e in questo caso come potrebbe essere quindi gestita questa cosa? Luca è uno di quelli, Tony scusa, è una di quelle persone che si occupa di gestire questa e anche altre cose, però lui nello specifico si occuperà di altro di cui adesso parleremo dopo. In questo caso quindi io ho introdotto anche un altro, ma tipo allucinazioni? No Laura, non sono allucinazioni, perché le allucinazioni possiamo definirle come dei loop sensoriali che avvengono in funzione del fatto che dei circuiti particolari, che ne so, in questo momento io parlo e si stanno attivando delle aree che non dovrebbero essere attive, e l'allucinazione quindi definita in questo senso. Quella che lui ha vissuto era una vera e propria percezione sensoriale, ma di una lunghezza d'onda che non poteva vedere. L'infrarosso noi non lo vediamo, però scalda, per esempio. Non è che solo perché non lo vedi allora non c'è. Stessa cosa con quelle particolari lunghezze d'onda che non so adesso cosa saranno state, però essendo delle particelle subatomiche riescono a superare lo scafo della stazione, e quindi nella totale oscurità queste particelle, frenate tecnicamente dalla nostra atmosfera, adesso parleremo anche di questo, raggiungono i nostri organi di senso, dandoci una percezione che noi non potremmo mai avere nella Terra, per esempio. E quindi ti chiedo, Tony, com'è la nostra Terra?
Com'è la nostra è rotonda? Prima di tutto la Terra è un geoide, non è piatta, è sferica, semisferica. No, aspetta che lo segno nel mio Death Note, la Terra non è piatta, quindi ok. Però aspetta. Oddio, chiamate i boomer, cosa hai detto? Esatto. No, comunque la Terra è un geoide, quindi ha una forma tendenzialmente sferica, è composta, come possiamo vedere, principalmente da oceani, il 70% della superficie terrestre è coperta d'acqua, ad oggi almeno è coperta d'acqua, il resto sono terre emerse. La Terra, per quanto noi ci viviamo, ci sembra così piacevole, ha delle condizioni, dei range di condizioni che non sono poi così piacevoli. Diciamo che la temperatura media di tutta la Terra, degli oceani terrestri, perché quando parliamo di Terra facciamo prima parlare di oceani, abbiamo capito? Chiaro. Si aggira intorno ai 4 gradi. 4 gradi non sono per nulla tanti. Cioè, freddo non adesso sono, io che ce ne sono 10, figurati se 4, figurati. No, infatti, cioè, non sono pochissimi, ma non sono neanche tanti. Però dobbiamo tener conto anche che la Terra è composta da è un pianeta roccioso e l'isoterma media di temperatura della roccia terrestre sta intorno ai 150 gradi. Quindi passiamo dai 4 gradi di media degli oceani ai 150 della parte rocciosa e poi abbiamo vari stadi dell'atmosfera, ad esempio, perché abbiamo temperature che possiamo definire ambiente che vanno dai meno 2 gradi ai più 30, proprio di media, e poi ci sono sempre degli estremi, che è la temperatura media sulla superficie terrestre. Più ci alziamo, più la temperatura diminuisce, l'atmosfera diventa rarefatta e quindi ancora salendo, anche, cioè non solo in profondità e sulla superficie, ma anche salendo, i raggi di temperatura cambiano molto e la Terra diventa sempre di più un ambiente estremo, chiaro. Fino a superare gli ultimi strati dell'atmosfera in cui poi usciamo nello spazio aperto e lì è decisamente estremo. Certo. Cosa c'è da dire sulla nostra Terra? C'è da dire che ad oggi noi la vediamo così, ma la Terra ha 5 miliardi di anni circa. E in questi 5 miliardi di anni ha avuto una notevole evoluzione. È partita che era una palla di magma, fondamentalmente una palla di roccia fusa, e lo è stata per un miliardo di anni. C'è stata addirittura un'epoca geologica che si chiama Adeano, che è molto interessante perché, come si può capire dall'origine etimologica, c'entra qualcosa con Ade, che era il dio dei morti della mitologia greca. Figata. E quindi un mondo mortale, caldo, era l'inferno, e quindi era proprio questa palla di roccia fusa. Poi sempre durante queste fasi c'è stato un mega asteroide che ha colpito la Terra e ha formato la Luna, che si chiama Theia, si chiamava, e dopodiché la Terra ha avuto diversi processi geologici che l'hanno portata ad essere quello di oggi, ma è passata quindi da un clima estremamente caldo, c'è stata la Terra a palla di neve, e c'è stato un periodo geologico in cui la Terra era completamente coperta di ghiaccio, quindi siamo passati dal fuoco al ghiaccio, e dopodiché ci sono state tutte le aree geologiche che conosciamo, quindi... la pre-origine della vita, quindi la formazione dell'acqua, e tra l'altro l'acqua non si sa bene come sia arrivata sulla Terra. Questa è una delle tante domande. Ci sono varie domande, c'è la formazione spontanea, quindi processi chimici che hanno formato l'acqua sulla Terra, oppure che sia stata portata attraverso le comete. Ci deve essere stato un forte bombardamento, adesso forse è stato smentito questo late heavy bombardment, si chiama, che è stato un forte bombardamento della Terra da parte di comete e asteroidi ricche di ghiaccio, che hanno portato l'acqua che oggi abbiamo. Però sono tutte questioni che ovviamente non si possono spiegare a posteriori, sarebbero da osservare su un altro corpo celeste. Vabbè, comunque adesso abbiamo l'acqua e abbiamo un sacco di vita, ma per un miliardo di anni la Terra è stata inabitata. Ma così adesso penso. Una domanda quindi sorge spontanea. Allora, ipotizziamo che l'acqua... teniamo per assurdo che l'acqua abbia avuto origine spontanea. Puramente sì. Adesso dobbiamo... immaginiamo che siamo degli scienziati mega gigagalattici che abbiamo però delle assunzioni perché non possiamo dimostrare il resto, quindi diamo per assunto che l'acqua non sia arrivata dall'esterno ma sia in qualche modo formatasi da un processo endogeno, quindi all'intutto quanto chiuso all'interno. Mm-hmm. Hai detto, cioè, praticamente sono miliardi di anni che abbiamo passato come palla di fuoco, ghiaccio, eccetera, eccetera. Quindi potremmo definirlo come fondamentalmente un qualcosa di inospitale. Noi, dagli esseri umani, ossia da Homo sapiens, che potremmo definire dal punto di vista puramente neurale, diciamo, la perfezione evolutiva del cervello, non di altre cose, perché su tante altre cose siamo proprio degli scarsoni incredibili. Però sul cervello, in effetti, siamo riusciti a raggiungere quella che potremmo definire una sorta di anomalia ancora inspiegabile, che è paradossalmente... Una cosa bellissima tra me e Luca è che studiamo due ambiti che, allora, secondo me e lui poi benissimo di aderire ad altre correnti di pensiero, però sono fondamentalmente
i due ambiti che racchiudono i misteri più misteri dei misteri, ossia la coscienza e la mente umana e l'universo praticamente. E nonché anche il discorso che adesso voglio introdurre, di cui ti farò anche una domanda, la vita. Noi siamo arrivati a diventare degli organismi multicellulari, pluricellulari, autocoscienti, ma partiti da cosa? Come possiamo in qualche modo definire il momento in cui è iniziato il processo che ci ha portato da creature talmente insignificanti da non avere neanche un senso nel tempo, anche se paradossalmente il nostro senso nel tempo è inferiore adesso piuttosto a quanto lo era prima, probabilmente, a organismi senzienti capaci di pensare e di dire che la Terra è piatta con una certezza matematica? Dove è nato l'errore? Dove è stata la cosa? L'errore sta nel fatto che tu hai detto che la Terra è piatta. Questo è il primo errore. No, in realtà questa qua potremmo intitolarla la live delle domande senza risposta. Bravissimo. Possiamo intitolarla. No, cioè tu stai chiedendo fondamentalmente quando è nato il pensiero? No, non il pensiero, no, chiaramente. Quando è nata, prima ancora, la forma di vita più semplice, ipoteticamente, dai dati che tu hai in questo caso, dal quale è partito tutto? Diciamo che le evidenze storiche, geologiche che ci sono ad oggi datano le prime forme di vita tra i 3,8 miliardi di anni fa e i 4,1 miliardi di anni fa. Lasciamo quindi vuol dire questo numero, ripetilo proprio giusto per... Sì, la Terra ha 5 miliardi di anni e 5 miliardi di anni nella scala della vita umana, cioè la vita umana in questa scala è veramente un non nulla. Esatto. Quindi la Terra ha 5 miliardi di anni e la vita probabilmente si è originata 4 miliardi di anni fa, circa 4 miliardi di anni fa. Quindi l'incertezza miliardo in cui... Perché io ti dico 4,1 e 3,8, ma vuol dire che ci sono 300 milioni di anni, quindi un'incertezza molto, molto, molto alta. Ed è soltanto un'ipotesi, perché le tracce di cui ti sto parlando io sono tracce fossili indirette, sono stromatoliti. Le stromatoliti sono delle formazioni minerarie che si hanno nel momento in cui dei microrganismi fanno precipitare dei metalli, detto proprio in parole povere. E quindi sono tracce indirette, magari sono semplicemente delle formazioni rocciose con quella forma. Le prime forme di vita sicure si hanno 3,5 miliardi di anni fa, i primi fossili di cui siamo certi. Certo. Comunque 3,5 miliardi di anni fa è comunque un sacco di tempo. Non tanto se paragonato ai tempi spaziali, ai tempi universali, ma paragonati ai tempi della vita dell'essere umano, è veramente tanto. Da un punto di vista, ti ripeto, spaziale, anche quello è niente. Cioè l'universo ha 10 miliardi di anni, 5 miliardi non cambiano niente. Ma allora la domanda che ti voglio fare è un'altra, che è un'altra domanda senza risposta, di cui però ricordo bene, facevamo un bel piccolo, io ascoltai te più che altro perché di questa cosa è il campo tuo, ma se noi siamo effettivamente organismi eucarioti, e conseguentemente derivanti da dei procarioti, e quindi questi procarioti, che sono più semplici degli eucarioti, derivano a loro volta da del materiale genetico che si è formato, e questo materiale genetico che si è formato ha dato origine alle proteine, ma allora è nato prima l'RNA o il DNA? O meglio, è un'altra domanda che mi aggrego subito, così tanto poi già togliamo dalle palle, siamo a posto. È nato prima il DNA o la proteina? Ok, io ti rispondo, sono nati prima gli amiloidi, che è ancora un'altra opzione ancora. Ci sono, allora, sull'origine del codice genetico, o comunque delle prime molecole in grado di replicarsi prima di tutto e trasmettere un certo grado di informazione, quindi essere composte da una serie di piccoli mattoncini che possono essere ripetuti, ci sono varie ipotesi, ce ne sono tante. Le più famose, come hai detto tu, sono DNA ed RNA, quindi un giorno o è nato il DNA o è nato l'RNA. Ma ci sono altre ipotesi che si basano addirittura appunto sugli amiloidi. Gli amiloidi sono piccole sequenze di amminoacidi, quindi possiamo dire che sono delle piccole proteine, molto molto piccoli pezzi di proteina. Ma ci sono anche le ipotesi degli idrocarburi policiclici aromatici, ad esempio il benzene, l'antracene, il fenantrene, tutti questi composti fatti di esagoni con all'interno un cerchio attaccati assieme, si chiamano idrocarburi policiclici aromatici. E ci sono delle ipotesi che dicono che la vita sia nata da quelli, perché sono state le prime strutture in grado di
aggregarsi e formare lunghe catene. È una delle ipotesi meno probabili, però c'è anche quella, qualcuno l'ha ipotizzata. Se tu mi chiedi se sono arrivate prima le proteine o il DNA, è una domanda anche questa senza risposta. Ad oggi la comunità scientifica si spacca in due. Alcuni dicono che è arrivato prima il DNA e quindi col DNA siamo riusciti a fare le proteine, altri dicono che sono arrivate prima le proteine e siamo riusciti da lì a fare il DNA. Il problema è che noi non possiamo duplicare il DNA senza proteine. Chiaro. Ad oggi non esiste un processo biologico, nessun organismo è in grado di replicare il proprio patrimonio genetico senza servirsi delle proteine. Esatto. Quindi il primo organismo, anzi la prima comunità di organismi, microorganismi, come ha fatto a sintetizzare il proprio DNA? Cioè noi ne avevamo uno, come hanno fatto a diventare due? Esatto. Se non abbiamo le proteine non possiamo. Quindi probabilmente potrebbe esserci una terza ipotesi che sono nate assieme, DNA e proteine a questo punto. Alla fine acidi nucleici e amminoacidi sono semplici composti chimici che possono nascere prettamente dal nulla. Quindi potrebbe essere che sono nati assieme e nascendo assieme hanno preso due strade parallele che a un certo punto si sono unite per poi rimanere unite per sempre. DNA e proteine adesso sono inscindibili. Però come ti dicevo c'è l'ipotesi degli amiloidi. L'ipotesi degli amiloidi, io ci ho fatto la tesi triennale, se ti ricordi con il nostro caro... Mi ricordo. Ci sono stati degli esperimenti fatti da dei gruppi svizzeri che dicono che se tu prendi piccole sequenze di amminoacidi, a questo punto amiloidi, che forse voi di neurobio se lo ricordate più per Parkinson, se non sbaglio. Alzheimer. Alzheimer, uguale. Uno trema, l'altro dimentica le cose, ma più o meno siamo lì. Adorabile. Sono piccoli pezzi di amminoacidi e hanno scoperto che questi messi in soluzioni particolari sono in grado di replicarsi, quindi far coppie identiche di se stessi, e trasmettere il grado di informazione, perché la coppia è esattamente uguale a quella di prima è composta da tot numero di amminoacidi, quella dopo da un altro tot numero di amminoacidi sempre uguali, quindi c'è un certo grado di informazione. Quindi le molecole spontaneamente possono trasmettere queste cose. Se poi è arrivata prima una o prima l'altra, cioè, si potrebbe anche benissimo dire chi se ne frega, cioè a un certo punto non ci interessa così tanto, ci interessa che poi queste qua, nel momento in cui si sono formate, hanno funzionato. Questo esatto. È importante. E a tal punto l'altra domanda che ti voglio stavolta qui riusciamo ad avere un po' di risposte. Tant'è, ragazzi, immaginate adesso abbiamo fatto questo discorso iniziale dove praticamente le risposte non ci sono, cioè le prime parti, praticamente la prima parte e l'ultima parte di questa diretta non avrà risposte perché è inevitabile, stiamo parlando di cose tanto alte. Però iniziamo ad avere già per esempio un qualcosa di in particolare e per esempio potremmo dire che forse la prima forma di percezione, chiamiamola così, possa in qualche modo aver coinvolto, aver avuto come protagonista la luce? Possiamo definire questa cosa come una prima forma di organismo che interagisce con l'ambiente, definendo come la fotosensibilità, come prima percezione? Io non lo so, sinceramente, credo che il fototropismo sia stato sicuramente uno dei primi organi di senso. Chiamiamoli organi di senso perché non voglio prendermi in merito. Giusto perché certo. Siamo tra neurocosi anche, giusto così almeno... Però pensiamo per un secondo che l'origine della vita è stata probabilmente in acqua, non in quella, com'è che si chiama, brodo primordiale. Sì. Cioè da ricordare che il brodo primordiale non è un oceano, ma probabilmente è una piccola pozzanghera, cioè la vita potrebbe essere nata da una pozzanghera maleodorante, non tanto da un oceano. Che immagine meravigliosa, tra l'altro, della vita. Se noi pensiamo di essere in acqua, la prima cosa che a me viene in mente, essendo immedesimandomi in un microorganismo, non è il fototropismo, ma è il gravitotropismo, cioè capire dove io mi trovo in mezzo nella colonna d'acqua. Io devo capire se sono in superficie, se sono in profondità, se sono a destra, se sono a sinistra. Quindi secondo me la percezione della gravità e della pressione in generale è stato il primo organo di senso. Primo organo di senso parziale. Sicuramente seguito dal fototropismo, perché io lo chiamo fototropismo perché adesso mi sto confondendo con i vegetali. Vabbè, ma comunque in realtà è una cosa che poi volevo toccare anche con te, perché ricordo anche la tua passione per tutta la parte naturalistica, eccetera. Volevo anche approfondire questa cosa. E approfitto, scusami se ti interrompo, mi attacco a questa cosa per farti questo appunto. Ovviamente parliamo, ragazzi, di percezione di organi di senso molecolari, cioè non stiamo parlando di qualcosa. Noi considerate che, giusto per farvi una piccola parentesi, il primo, tra virgolette, mezzo che la luce attraversa prima di arrivare al nostro cervello
sono molecole, cioè sì, sono ovviamente i neuroni, ma sono molecole, cioè è il salto quantico che fa una molecola che da uno certo stato arriva ad un altro per attivare tutta una catena di trasportatori e di trasmettitori che poi diventa immagine, ma cioè, parliamo chiaramente... Quindi tutto quello che stiamo dicendo adesso è a livello molecolare, cioè immaginatevi di essere un batteriucolo che non sa manco da che parte sta girato e in qualche modo questo batteriucolo dovrà trovare la fonte di cibo, trovare un modo per replicarsi, perché non dimentichiamo che se non c'era quello ci ascoltavamo di essere così come siamo, e poi... come se non bastasse, deve anche sopravvivere nell'ambiente creando energia, dando per scontato che questo carissimo batteriucolo fosse in qualche modo immortale, quindi non avesse bisogno di energia per sopravvivere, quantomeno deve interagire per replicarsi, mettiamola così. Giustamente sì, potrebbe essere che effettivamente il gravitotropismo possa essere in qualche modo un qualcosa. E io ti chiedo adesso, Tony, appunto, un'altra eventuale cosa che secondo me può essere abbastanza interessante da approfondire. Una pianta può vedere... E adesso abbiamo saltato qualche milione di anni, però poi ci ritorniamo un attimino indietro. Ma questo miliardo, cosa intendo dire? Ma forse facciamo un saltino: un'alga, quindi un organismo unicellulare in grado di fare fotosintesi, è in grado di vedere la luce? È in grado di percepirla. Esatto. È in grado di percepirla, come dicevi tu, sotto un punto di vista molecolare, dato che le molecole che permettono la fotosintesi, ma che permettono anche la nostra vista, sono fotoattivabili, sono molecole che si attivano in presenza di fotoni, quindi, come dicevi te, fanno un salto quantico, c'è l'eccitazione elettronica e tutte queste cose qua. Sicuramente loro possono vedere la luce, ma non la possono vedere come la vediamo noi. Cioè non c'è un uccello, c'è un organo di senso che, come dicevi te, è una molecola che si attiva, che dà un segnale a un'altra molecola, che lo dà a un'altra molecola, c'è tutta la catena di trasporto degli elettroni, della fotosintesi, e il microorganismo è in grado di produrre energia. Quindi in questo modo possiamo dire che lui, se produce energia, allora ha visto la luce. Ma non l'ha vista nel vero senso del termine, che, cioè, da un punto di vista antropocentrico, non la vede la luce. Credo che i primi organismi in grado di vedere la luce siano i primi eucarioti pluricellulari. Prendiamo ad esempio, come che si chiama, microorganismo. Me lo chiese anche l'esame di zoologia. Vabbè, prendi un copepode, ad esempio. Un copepode che è un piccolissimo crostaceo microscopico. Possiamo andare anche più indietro. Siamo già lì, sei già nei crostacei. Se vuoi andare ancora più indietro, in un post che io avevo fatto, ragazzi, andatevi a sgamare subito quel post lì. Negli cnidari, quindi nelle meduse, abbiamo gli primi uccelli, ci sono lì. Ma proprio dove si sposta, c'è proprio percezione visiva in quel caso. Sì, io credo che una percezione, come la intendiamo noi, sicuramente dobbiamo andare nel mondo degli eucarioti pluricellulari. Assolutamente sì. Perché ad esempio anche un'ameba, sì, anche lei si sposta in funzione della luce, cioè sono in grado di muoversi in funzione di stimoli, ma non vuol dire che li vedi, cioè vuol dire che li percepisci. Esatto. Cioè se tu mi metti in una stanza buia, completamente buia, io mi muovo comunque verso qualcosa, magari sento un odore, sento un rumore, e quindi vediamo la vista degli organismi, dei microorganismi, come un sentire, come l'udito, cioè lo sentono, certo. Non lo vedono. Quindi sì, probabilmente... Allora, la domanda adesso che ti faccio è, la nostra Terra ha avuto sempre questa luce, oppure è cambiata? E soprattutto... Questa si candida ad essere una delle live più interessanti dell'internet. Grande Laura, grandissima. Scusa, stai dicendo per caso che tutte le altre mie non sono state interessanti, Laura? Ti banno subito, eh? Ti banno subito dal canale, immediata subito ti banno. Comunque, nessuno frega un cazzo dei neuroni. ai miei follower che seguono la pagina dei neuroni, non frega un cazzo dei neuroni. No. Ti seguono per tutto il bene. Giustamente. Allora, la domanda che ti faccio è, se ipotizziamo per assurdo che la nostra luce sia sempre stata quella, che è una lunghezza d'onda particolare che va appunto dal... La lunghezza d'onda della luce è visibile?
Sì, è visibile, esatto. Che oddio, da... non so, 450 nanometri, 750, non lo so. 450, ma... esatto, se c'è qualcosa di nanometri. La vita assoluta è violetto. Esatto. Quindi noi adesso, ora come ora, siamo in grado di vedere quello. Cioè, noi mm-hmm. oltre, in, a livello inferiore, a livello... Tranquilla Laura, sto scherzando, non ti preoccupare. A livello inferiore, a livello superiore, non vediamo nulla. Mm-hmm. Ma allora, ipotizziamo di andare, che ne so... un pianeta a caso su Marte, la più piccola percezione che un organismo potrebbe avere, la luce, che colore potrebbe essere lì? Ok, beh, ci sono, questo lo sappiamo da evidenze dirette, perché abbiamo delle bellissime foto, che i tramonti su il cielo di Marte, in realtà noi abbiamo i tramonti che sono rossi, Marte ha i tramonti che sono azzurri, perché assorbe, la sua atmosfera assorbe esattamente il contrario di quello che assorbe la nostra. Però io prima di andare su Marte tornerei sulla Terra, perché noi siamo qua, gli esperimenti li facciamo qua. Tu hai detto che la Terra ha sempre avuto la stessa luce. Certo, perché noi abbiamo sempre orbitato intorno alla stessa stella. E certo. Per fortuna, dico io, perché sennò sarebbe un disastro. Abbiamo sempre orbitato intorno alla stessa stella, ma la nostra atmosfera non è mai stata uguale, è cambiata nel corso degli anni. Siamo partiti da un'atmosfera estremamente riducente e siamo finiti in un'atmosfera estremamente ossidante. Cosa vuol dire? Giusto un attimino la differenza di riducente ossidante, giusto per chi non sa. Poche parole, un'atmosfera ossidante è un'atmosfera ricca di composti chimici in grado di donare ossigeno. Qual è il miglior donatore di ossigeno? L'ossigeno. L'ossigeno è un molecolare, è per antonomasia l'ossidante. Però anche la CO2, cioè CO2, due atomi di ossigeno, è un ossidante. Invece i composti riducenti sono l'acido solfidrico, che ha come formula H2S, non è presente l'ossigeno. Oppure potrebbe essere NH3, che è l'ammoniaca. Quindi noi siamo passati da un'atmosfera molto riducente alla morte di tutti quegli organismi che erano in grado di fare processi energetici con un'atmosfera riducente, si è formata l'atmosfera ossidante, sono morti tutti quei microrganismi e da lì in poi l'atmosfera terrestre è sempre stata ossidante. Però, cosa vuol dire questa differenza? Vuol dire che prima avevamo un tot numero di molecole, un certo numero di molecole, e adesso ne abbiamo altre. Quindi la luce che parte dal nostro Sole è sempre la stessa. Il Sole emette tutta la gamma della luce, ma quella che raggiungeva la superficie terrestre probabilmente era diversa, perché veniva assorbita diversamente dalle molecole. Cioè noi oggi vediamo i tramonti rossi, non è detto che in passato fossero rossi. Poi c'è da tener conto che nessuno ad oggi sa qual è stata la prima atmosfera terrestre. Ci sono ipotesi che dicono che la prima atmosfera che ha avuto la Terra era fatta completamente di idrogeno. Cioè la Terra aveva soltanto uno strato di idrogeno. È molto improbabile, in realtà è un'ipotesi molto improbabile, perché i venti solari e le forti energie presenti nelle stelle avrebbero portato via completamente questa atmosfera e adesso saremmo una palla come Mercurio. Però sono sempre delle ipotesi, quindi non c'è bisogno di andare su altri pianeti per fare degli esperimenti mentali. Possiamo fare anche qua, perché la Terra in realtà è veramente un pianeta completo. Nella Terra abbiamo tutti gli altri pianeti. Quasi. Prova di spiegare questa cosa qua, perché è una cosa molto interessante. Quando, dovete sapere che Tony ha fatto anche un bellissimo, che è uno dei seminari che io vi ho consigliato di seguire, bellissimo. Ci organizzeremo un giorno per poter fare magari un qualcosa di più o meno simile, no spoiler, però faremo qualcosina, poi vi dirò. E lui ha fatto questa bellissima approfondimento sul fatto, dicendo appunto che nella Terra noi potremmo trovare atmosfere di pianeti o atmosfere, chiedo scusa forse la mia sarà una considerazione da ignorante, potrebbe essere Iola, ma no tranquilla. Ma il Sole, essendo una stella, non ha un percorso di vita, nascita e morte, e quindi la luce irradiata potesse in qualche modo cambiare nei miliardi, a voglia. Certo, il Sole diciamo che ad oggi è a metà della sua vita. Se guardiamo, si chiamano diagrammi HR, i diagrammi HR permettono di capire l'evoluzione stellare. È un diagramma proprio che parte dall'alto a sinistra, in basso a destra, c'è tutta l'evoluzione di una stella, poi ci sono vari pattern diversi. Però il Sole è a metà della sua vita, a 5 miliardi di anni, probabilmente ne vivrà altri 5, dopodiché esploderà, e poi anche lì o diventerà una supernova o diventerà una stella di neutroni, un po' dipende, non sono un astrofisico, o meglio, non sono così esperto di evoluzione stellare, ma sicuramente anche la sua lunghezza d'onda è cambiata. Sicuramente lo è stato e cambierà ancora nel tempo, perché se diventerà una supernova supergigante rossa, vorrà dire che emetterà molta più radiazione infrarossa, e a discapito della radiazione ultravioletta, ad esempio, potrebbe essere. Che noi ricordiamo comunque, se per ipotesi riuscissimo a sopravvivere
anche solo a questo 2022, ad arrivare un pochino più in là, comunque noi non, cioè, saremmo comunque ciechi. Se ipotizziamo ci fosse il sole che fa soltanto radiazione infrarossa, posto quello che la nostra atmosfera potrebbe in qualche modo filtrare, noi comunque non vedremo niente, cioè sia ben chiaro, non è che riusciamo, non riusciamo a vedere nulla. Quindi quello sì, Viola, se abbiamo risposto alla tua domanda, in caso poi ripetila tranquillamente, sì, la luce chiaramente cambierà, ma credo che poi Luca potrebbe, Tony potrebbe in qualche modo confermare o meno, comunque è un cambiamento molto in là, cioè dilazionato, diciamo, ecco. Un'altra domanda da Laura, che io si è chiamata da Neuro: una volta esploso finirà la vita sulla Terra? Beh, direi un po' di sì, però. Ci stiamo preoccupando delle esplosioni nucleari dei russi, ma credo che il Sole sarebbe proprio preoccupante se esplode. Però sì, in realtà anche lì ci sono diverse ipotesi, perché nel mondo è sempre pieno di ipotesi. C'è l'ipotesi che il Sole crescerà in massa, in volume, diciamo, crescerà in volume e quindi la Terra verrà mangiata dalla sua enorme fotosfera, eliosfera e quant'altro, quindi moriremo bruciati. Però ci sono anche ipotesi che se un oggetto aumenta di dimensioni, diminuisce la sua attrazione gravitazionale, no, la sua attrazione gravitazionale aumenta, ma i pianeti si allontanerebbero anch'essi, ma comunque uno spostamento di questa entità provocherebbe probabilmente dei disastri ambientali enormi. Quindi diciamo che il Sole lasciamolo lì tranquillo, che finché sta tranquillo, sulla Terra di sicuro la vita finisce. Se riusciamo a colonizzare altri pianeti, magari, o altri sistemi solari. Esatto. Aspetta che ho chiesto. Allora, a questo punto, visto che hai accennato, neanche a farlo apposta, mi hai dato il via per la domanda successiva. Uh-huh. A questo punto immaginiamo di spostarci su un altro pianeta. Adesso andiamo proprio, ipotizziamo proprio nella, continuiamo a pensare che per adesso siamo noi ancora l'intelligenza maggiore che c'è, almeno nel sistema solare e fino ad ora conosciuto. L'uomo, come ben sapete, rimane, per quanto alcuni vogliano un po' andarci contro, però è un animale evoluto, per quanto è, però noi siamo dei primati nello specifico, e in quanto tali noi siamo soggetti a tutti i fenomeni ambientali o meno, e abbiamo imparato a reprimere il fenomeno più naturale, che è quello della migrazione, andando a consolidare invece in in un tipo di stile di vita stanziario. Quindi abbiamo deciso di non spostarci per cambiare ambiente, ma abbiamo cambiato l'ambiente per non spostarci. Questa cosa, che è una cosa devastante nel lungo termine, visto che è stato incontrollato, a un certo punto ipotizziamo, visto che siamo io e te, siamo dei pessimisti cosmici devastanti, ipotizziamo che a un certo punto questa situazione giunga a un punto di non ritorno, tale per cui sia necessario appunto spostarci verso un altro contesto. Lasciamo stare, per adesso ipotizziamo la Luna adesso, senza andare troppo in là per adesso. Nella Luna sulla Luna non c'è atmosfera, c'è microgravità, c'è, che io sappia, non c'è possibilità di avere una attualmente la produzione alimentare su base agricola, eccetera. Le risorse, come hai detto tu già prima, dovremmo arrangiarci un po' con quello che riusciamo. Qual è la risposta degli astrobiologi per far sì che il neurobiologo abbia ancora un cervello con cui poter fare cose? Quindi mi stai chiedendo come faremo a colonizzare la Luna, in poche parole. Ci proviamo al massimo. Diciamo che tu hai detto tante di quelle tante cose che la Luna non ha, ma la Luna ha altrettante tante cose, cioè sicuramente non ha un'atmosfera, e questo è sicuramente molto 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 problematico. Appena, giusto un problema, giusto un fastidio te lo può dare in caso. Cioè, non è che non ha un'atmosfera respirabile, non ha un'atmosfera, che è ancora peggio. Quindi questo è il primo problema. Ma delle risorse molto importanti per l'essere umano, che sono l'ossigeno e l'acqua, sulla Luna tra virgolette ci sono, non ci sono visibili, cioè non ci sono laghi, non ci sono mari, ma ci sono degli studi che stanno facendo al Politecnico di Milano, che sono, con i quali sono riusciti a estrarre ossigeno e acqua dalle regoliti lunari, quindi dal terreno lunare. È possibile spaccare questi, non so bene lo studio come sia stato fatto, perché non ho ancora letto il paper, ma so che l'hanno fatto,
loro riescono praticamente ad estrarre i singoli atomi, le singole molecole dai minerali presenti sulla Luna. Sulla Luna abbiamo principalmente basalti, la Luna è abbastanza basaltica, i regoliti lunari sono basaltiche, e da lì sono riusciti a estrarre molecole che potenzialmente potrebbero essere utili per noi. Quindi, prima di tutto dobbiamo risolvere il problema dell'assenza di atmosfera. Cosa faremo? Costruiremo delle stazioni. Ci sono dei progetti con queste capsule che arriveranno sulla Luna, si aprono tipo tenda del Decathlon, e vivremo all'interno di queste. Quindi abbiamo risolto il problema dell'atmosfera, perché creiamo un'atmosfera artificiale. Poi, se la portiamo dalla Terra o la produciamo in loco, è un altro discorso, ma sicuramente riusciremo a farla. L'altro problema, come dici tu, è la microgravità. Cioè, sulla Luna, camminare, fare qualunque cosa è più complesso. O meglio, noi non siamo abituati a farlo, non è più complesso o meno complesso. Questo è un punto di vista. Noi non siamo abituati a vivere in quelle condizioni. Esatto. Quindi tutto sarà più difficile per noi. Ma anche questo non sarà impossibile. Comunque, una microgravità c'è, non siamo come... Se riescono a sopravvivere sulla stazione spaziale orbitante, potremmo sopravvivere anche sulla Luna, da questo punto di vista. Bisogna un po' capire come i possibili organismi vegetali che noi porteremo sulla Luna e animali si adattino a queste condizioni. Perché, ad esempio, le piante crescono, sanno come cresce appunto per il gravitotropismo, le radici vanno verso il basso tendenzialmente. Ma sono stati fatti studi sulla ISS in cui sono riusciti benissimo a coltivare piante anche lì in assenza di gravità, quindi ce l'hanno fatta senza problemi. Quindi la Luna alla fine è problematica, ma lo è sotto solo certi aspetti. Un altro problema della Luna è che l'assenza di gravità, appunto, e l'assenza di atmosfera porta ai lati esposti al Sole ad essere molto colpiti da radiazioni, raggi gamma e radiazioni. Quindi le cupole che noi dobbiamo costruire devono essere in grado di proteggerci anche da questi raggi, perché sennò tempo 3 giorni hai un tumore. Ma se ti va bene, 3 giorni, credo. Anche meno, probabilmente. Se termizzato prima. Altro problema della Luna è che fa freddo sulla Luna. Sì. Quindi le nostre stazioni devono essere riscaldate. Riscaldare vuol dire portare carburante, portare qualcosa che sia in grado di produrre energia termica. Quindi il processo di colonizzazione sarà molto lungo. Sicuramente non ci sarà un processo di terraformazione, che è molto più complesso, ma la colonizzazione non credo che sia un problema. Nel 2024 partirà il Lunar Gateway, che è una missione che sarà un po' come la ISS, però orbiterà intorno alla Luna, e sarà la prima stazione orbitante intorno alla Luna con equipaggio umano. Prevederà circa 6 astronauti che staranno lì e faranno degli studi praticamente in loco a questo punto. Certo. Cioè la Luna sarà studiata molto meglio. Però sono sempre cose che si faranno a lungo termine. Noi ci stiamo già lavorando. Cioè, ad esempio, io sulla Luna ho bisogno di costruire un ingranaggio, ho bisogno di costruire una chiave inglese, qualunque cosa mi possa servire. Non è che chiamo la NASA e dico, ma mi mandi su una cassetta degli attrezzi di Spock. Mandi su Amazon Lunar Prime. Esatto. Quindi devi costruirli in loco. Come fai a costruirli in loco? Come ti dicevo all'inizio di questa live, noi stiamo studiando l'utilizzo di microrganismi in grado di produrre ferro dalle regoliti marziane, dai suoli marziani. Come produciamo ossigeno e quant'altro, noi cerchiamo di produrre proprio molecole ridotte, molecole ferro zero, nickel zero, tutti i metalli che poi attraverso il metal powdering, quindi la stampa 3D con i metalli, farli direttamente in loco. E quindi lì riusciamo poi a costruire tutto ciò che ci serve, comprese le basi dove abiteremo. Quindi, sì, la Luna è inabitabile, ma dai, cioè si può fare, non è così infattibile. Ci sono tanti studi e tanti ricercatori che ci stanno lavorando. E per quanto riguarda la... volevo fare questo appunto, infatti, anche del fatto che, per esempio, ci sono... Cioè, tu hai nominato appunto il gravitropismo, e in effetti c'è una cosa molto interessante a riguardo. Cioè, poi per farvi capire quanto la gravità ha influenzato l'evoluzione, cioè noi abbiamo più o meno, in maniera piuttosto sottile, un sistema che è, potremmo definire, molto simile a quello con cui le piante percepiscono, tra virgolette, la gravità. Cioè, una cosa si poteva fare, se ci pensate è bellissima, perché una cosa si poteva fare per sfruttare la gravità, ossia il fatto che un oggetto subisca gravità, e così come le piante hanno un sistema diverso, ossia hanno un sistema che la radice ha dei sassolini, chiamiamolo così, dei sassolini microscopici che, se la radice è così, cadono verso il basso, lo spostamento di crescita di un di diffusione di un ormone, in questo caso l'auxina, fa sì che questa parte cresca di più e questa parte cresca di meno, e quindi la radice va giù.
Stessa cosa, ci sono dei sassolini anche all'interno del nostro apparato vestibolare. Questi sassolini fanno sì che io, se inclino la testa in un certo modo, io ad occhi chiusi so perfettamente capire dove sono girato e quanto altro. Cosa che ci sono i primi video della Stazione Spaziale Internazionale, erano molto carini, ti dicevano adesso ti chiudi gli occhi, ti metti in posizione fetale, a gravità, a microgravità chiaramente, e devi dire dove sei, dov'è il sopra e dov'è il sotto, dopo che loro ti avevano girato un po'. Dopo due o tre giravolte, le persone insomma andavano un po' a caso, non sapevano dove fosse il sopra, il sotto, eccetera, perché queste si chiamano statoliti nello specifico, non spostandosi più sopra, sotto, avanti, indietro, non subivano più la gravità. E pensate, questa è una cosa che esiste letteralmente, possiamo dire che la gravità è la prima cosa che esiste da che esiste la massa, praticamente, perché è una qualità imprescindibile della materia, ha influenzato così tanto la vita che anche piante e gli organismi eucarioti non vegetali hanno avuto lo stesso tipo di influenza per andare a beccare lo stesso tipo di segnale. In questo caso sulla Luna abbiamo microgravità, non c'è una totale, cioè bene o male si può fare, cioè zampetti un pochino si può fare, e quindi abbiamo visto appunto come sarebbe abbastanza interessante e complicato anche fare una cosa piuttosto semplice come anche il muoversi, e hai citato tu giustamente come anche il fare insomma una cosa semplice che può essere anche estrarre, picconare, cioè dei picconi ti voli via poi praticamente. Sì, ma io credo anche la digestione e l'andare in bagno banalmente cambia, cioè, ti ripeto, non è infattibile, ma sicuramente cambia, e se noi riuscissimo a vedere l'uomo tra 1 milione di anni dopo che ha colonizzato la Luna, probabilmente vedremo anche adattamenti evolutivi ad ambienti di questo tipo. Certo. Cioè, generazioni di esseri umani che vivono, da generazioni sulla Luna, probabilmente nel tempo, sicuramente avranno degli adattamenti evolutivi. E probabilmente quando li riporterai sulla Terra, se sempre in modo ipotetico, non saranno più in grado di sopravvivere sulla Terra. Perché gli esseri viventi si adattano col tempo. Esatto. E quindi un ambiente che per noi è casa, un domani potrebbe non esserlo più. Nonostante noi siamo ancora esseri umani, siamo esseri umani però diventati lunatici, chiamiamoli così. Figata, esseri lunatici. Cosa, neanche a farla apposta praticamente, diventare lunatici praticamente. No, infatti. E adesso andiamo al lato un po' più caldo della diretta, dove le risposte iniziano di nuovo a farsi un pochino lacunose, perché chiaramente come fai a rispondere a una domanda quale, per esempio, Luca, anzi scusa, io dico sempre Luca perché qui ho paura sempre di farlo, però Tony, come vuoi, ipotizziamo di non essere ancora su Marte, noi però facciamo finta per ipotesi che, anzi non facciamo finta per ipotesi, cioè su Marte sta succedendo qualcosa in parallelo alla nostra esistenza qui ed ora davanti io e te. Potrebbe esserci vita? Se sì, che tipo di vita è? Potrebbe essere una vita complessa? Perché tra le tante opzioni che abbiamo avuto per svilupparsi la vita, quella complessa tra l'altro, cioè, perché poi ricordiamoci, per farvi adesso un esempio stupido, la missione Rosetta, se non sbaglio, correggimi se non sbaglio, trovò amminoacidi su una cometa. Sì, la Gerasimenko, la cometa Gerasimenko. Esatto, cioè adesso cerchiamo un attimo di capire il contesto. Allora, noi qui siamo qui da qualche milioncino di anni a farci i cazzi nostri, essere umano da qualche migliaio di anni, e da un qualche parte sconosciuto dell'universo, in un corpo che vaga probabilmente da che esiste non dico l'universo, ma forse probabilmente, perché va a sapere da quanto tempo stia girando, ha addosso a sé la stessa quantità, alcuni mattoncini che fanno parte di noi, che mangiamo noi fisicamente li mangiamo queste cose qui, e noi siamo anche questo, che sono gli aminoacidi. Quindi, da questo punto di vista, come mai poi noi siamo diventati così complessi, ma allo stesso modo gli unici, mentre
quello più semplice può diventare il più probabile, invece. Mi riformulo, anzi, la domanda giusto per chiarezza. Come mai potrebbe essere più probabile trovare un batterio su Marte piuttosto che un altro essere umano? Che poi sarà un marziano, anzi. Ok. Allora, diciamo che le dimensioni contano. Non è un'affermazione. Lui, l'ha detto, lo mettiamo in marra registrata per sempre questa cosa. Deliziosi. Le affermazioni, sì, le affermazioni. Le dimensioni contano, soprattutto quando si parla di vita nello spazio. Diciamo che un organismo piccolo è molto più facile da adattare a una condizione estrema rispetto a un organismo pluricellulare. Cioè, se io domani mattina sono su Marte e vengo invaso da delle radiazioni, io muoio, ma l'altra comunità che sta attorno a me, qualcuno sopravvive. E se io devo cambiare due molecole in una sola cellula, è sicuramente più facile che cambiare due molecole in un miliardo di cellule di un organismo pluricellulare. Quindi questo è il primo motivo per cui noi cerchiamo vita microbica quando cerchiamo la vita nello spazio. Perché la vita pluricellulare è molto improbabile. La vita nello spazio, secondo me, non è improbabile, anzi, secondo me è sicuramente presente, ma quella pluricellulare è complessa da formare, cioè ci vogliono miliardi di anni, il che vuol dire che un pianeta deve essere più o meno stabile per miliardi di anni. Marte probabilmente non è rimasto stabile abbastanza. Cioè, forse su Marte la vita è nata, forse esiste ancora, non lo sappiamo, ma se è nata, si è poi estinta. Perché Marte, perché la biosfera, quindi tutta la parte degli esseri viventi e la geosfera marziana, non sono coevolute nel tempo. Cioè, la vita, se si è formata, non è stata abbastanza brava da trasformare il pianeta Marte, e il pianeta Marte non è stato abbastanza bravo da farsi trasformare, per cui a un certo punto la vita c'è stata, sì, forse, non lo so, facciamo finta di sì, si è estinta. Non è riuscita ad arrivare al tassello successivo, che è la pluricellularità. Perché, come ti dicevo poco fa, la pluricellularità è complessa. È difficile gestire un insieme di cellule, soprattutto se queste cellule sono anche specializzate. Certo. Cioè, se io sono un insieme di 100 cellule che fanno tutte la stessa cosa, è come se io fossi una sola cellula che fa un po' tutto. Ma certo. Se io inizio ad avere tante cellule, ognuna con una sua funzione, ho le cellule epatiche, ho i neuroni, ho le cellule della cute e quant'altro, cioè ognuna è specializzata a fare una cosa. Se io devo modificare qualcosa rapidamente, e rapidamente nel mondo evolutivo vuol dire un milione di anni, certo. Non è così semplice come se io fossi un organismo monocellulare. Una molecola è più facile da cambiare che un intero organismo. Quindi per quello che esiste la vita microbica. Senza andare nemmeno troppo lontano, potremmo prendere l'esempio dei dinosauri che non sono stati in grado, a seguito di un evento catastrofico che ha letteralmente cambiato in maniera radicale e, come hai detto giustamente tu, dall'oggi al domani evolutivo. Quindi, cioè, non è che è arrivato sto coso, il famoso meteorite, spenta la luce, chiaramente. Cioè, è voluto un po', ovviamente è stato un cambiamento molto lento. Quanto è stata un'agonia la morte di dinosauri, cioè, no? La morte più schifosa che si poteva mai avere, probabilmente. Però loro, per esempio, ed erano comunque organismi molto complessi, tra l'altro, poi adesso per farvi anche, c'è anche una cosa abbastanza simpatica, per quanto grossi potessero essere, il cervello era molto piccolo, per intenderci, ma comunque non sono stati in grado di adattarsi, mentre viceversa organismi più semplici, come lo erano all'epoca i mammiferi, per esempio, rimaniamo sempre nei vertebrati, ma comunque erano un altro tipo di complessità comunque. Per esempio, i predatori, i dinosauri, erano molto più intelligenti dei predatori mammiferi che c'erano all'epoca, quindi non stiamo parlando di chissà cosa. Paradossalmente, queste due tipologie di organismi, una si è totalmente estinta, l'altra invece si è evoluta, addirittura portando a quello che è la nostra specie. E a questo punto, confermandomi il fatto che è molto più probabile trovare vita unicellulare piuttosto che pluricellulare o comunque pluricellulare complessa su Marte, il problema principale è che non c'è acqua, per esempio, da che sappiamo, o meglio, se c'è non è proprio come dovrebbe essere, per no, sicuro. Il fatto è che il problema di Marte è sì l'assenza ipotetica di acqua, ma è anche l'assenza di una magnetosfera. L'atmosfera di Marte è molto labile, quindi le radiazioni che lo colpiscono sono molto più potenti di quelle che colpiscono la Terra. Quindi la vita su Marte va cercata o nel sottosuolo, perché il suolo probabilmente è stato sterilizzato dalle radiazioni,
Oppure dove possiamo cercare la vita se non andiamo nel sottosuolo? Andiamo in qualcosa che assomiglia al sottosuolo, le grotte. Magari nelle grotte marziane, che ci sono sicuramente, è pieno di ghiaccio, per quello che sappiamo noi, o di acqua liquida. E infatti molti studi che si fanno nel deserto di Atacama, che è tra virgolette l'analogo planetario di Marte sulla Terra, vengono effettuati appunto nelle grotte, cioè nelle grotte di Atacama, in zone veramente aride dove non c'è vita. In quelle piccole grotte ci sono cianobatteri che fanno fotosintesi, ci sono organismi che vivono in presenza di pochissimo, magari sia pochissima umidità. Quindi Marte potrebbe veramente essere abitato, non la superficie di un deserto marziano. Anche i nostri deserti praticamente sono sterilizzati dalle radiazioni, pensa su Marte. Però nelle grotte potenzialmente la vita potrebbe esserci, o anche nel sottosuolo. Ti faccio un esempio stupido senza andare avanti a parlare di grotte, che poi magari la gente si annoia. Ad Atacama, in questa zona desertica in cui non c'era niente, questo ricercatore che si chiama Ruiz Mirazo, che studia appunto nel deserto d'Atacama, un giorno gli è venuto in mente: ma scusa, ma se io giro quel quarzo che c'è lì per terra, cioè un pezzo di quarzo così, se lo giro, che cosa c'è sotto? L'ha girato e sotto c'erano delle comunità di cianobatteri, di organismi fotosintetici. Perché? Perché stavano a contatto col suolo e quindi risaliva un po' quel poco di umidità, e in più il quarzo permette di attraversare la radiazione ultravioletta, quindi possono fare fotosintesi. Giusto. E quindi girando un pezzo di quarzo lui ha trovato un intero ecosistema, ha trovato la vita. Quindi se noi andiamo su Marte, c'è un deserto completamente rosso, c'è un pezzo di quarzo, lo giriamo, cosa c'è? Potrebbe esserci la vita. Magari non c'è niente, magari Marte è proprio sterile. E anche qua, immaginati per un secondo un pianeta completamente sterile. Cioè, vuol dire che tu cammini per giorni, 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 fai il giro dell'intero pianeta e non incontri niente, non incontri un animale, non incontri un microorganismo, non incontri una pianta. È soltanto difficile, cioè... È difficile. È poco probabile anche solo da dire e da darlo... È poco probabile proprio anche solo da darlo per certo, in effetti, sì, è proprio... No, ma al di là di quello è proprio una cosa che se tu cerchi di immaginartela, fa quasi paura. Tu pensa di essere il primo uomo su Marte che decide di fare quello che fecero i vecchi esploratori, il giro del mondo in 80 giorni con la mongolfiera, e non trovi niente, non trovi proprio niente. Al di là che pensai che non ci sia niente, è un po' assurdo, ma i dati sperimentali ad oggi dicono questo. Ma tu immaginati veramente a fare una passeggiata nel niente di un intero pianeta. Non stai facendo una passeggiata in un deserto, sei su un pianeta che è grande praticamente come la Terra. Certo. Questa è un'altra di quelle cose un po' così. Molto figo. Vabbè, intanto ragazzi, approfitto per lo faccio respirare un secondo. Intanto, se volete fare qualche domanda nell'eventualità, ovviamente fate tranquilli, non vi preoccupate. Se volete fare direttamente a Tony, fate tranquillamente. Ricordatevi poi ovviamente di iscrivervi alla sua pagina, che poi vi lascio nella storia che metteremo assieme dopo questa diretta, astrobio_it_n in questo caso. Lui si occupa appunto, lui non solo si occupa della parte di astrobiologia, ma anche di tutta la parte di scoperte in ambito spaziale, ambientale anche. Anzi, potremmo anche citare proprio la recentissima, hanno completato appunto il genoma umano, finalmente ci sono voluti 22 anni, però 22. Finalmente sono riusciti a completare il genoma umano, e questa cosa ha ripercussioni sia sul mio campo che sul suo, letteralmente su qualsiasi cosa sulla faccia della Terra avrà delle ripercussioni gigantesche. E adesso, insomma... è tutto da scoprire, tutto quello che ci potrà essere dietro un filamento di DNA, un filamento di molecole che è vecchio miliardi di anni, perché quello sì, possiamo dirlo che è vecchio miliardi di anni, e noi che siamo letteralmente gli ultimi rintocchi della lancetta dell'orologio del tempo, per intenderci, siamo gli ultimi tocchi alla mezzanotte praticamente, del minuto anzi del tempo, se vogliamo dirla in maniera così. E a questo punto facciamo la domanda delle domande ultra mega gettonate che sicuramente potrebbe esserci, che io ti anticipo. Se mettiamo caso ci dovesse anche essere vita extraterrestre, che non sia in questo, anzi, non solo extraterrestre, ma extra sistema solare, cosa potranno mai avere? Ipotizziamo magari un ambiente dove potrebbero in qualche modo essersi evoluti.
Boh, perché d'altronde noi stiamo dando per scontato che la Terra sia l'unico abitabile, l'unica condizione in cui si sia potuta non solo sviluppare la vita, ma anche sviluppare la vita nostra, me e te, su Instagram, che stiamo facendo queste cose qua. Certo, io posso sicuramente dirti cosa spero che non abbiano. Per esempio, cattive intenzioni e armi molto potenti. Questo spero che non ce l'abbiano, perché sennò potrebbe andare. Siamo un pelino protetti, quantomeno, dalla relatività. Quello, almeno quello, diciamo che... Sì, diciamo che per arrivare qua da Alfa Centauri ci metteranno comunque qualche milione di anni, quindi magari non toccherà a noi, ma ai nostri proprio nipoti e quant'altro. Post-nipoti, boh, vabbè, quello che è. No, cosa potrebbero avere possibili forme di vita extraterrestri? Dipende tutto da dove arrivano. Dipende dalla loro stella, dipende sicuramente dal pianeta su cui si è formata questa ipotetica forma di vita. Dipende dalla stella che colpisce questo pianeta, ma dipende anche dalle condizioni atmosferiche, dalle condizioni geologiche, da un sacco di condizioni diverse. Ad esempio, come dicevi te, mettiamo caso che la loro atmosfera non lasci passare il visibile, lo spettro del visibile, ma lasci passare l'ultravioletto. I loro occhi saranno sicuramente adatti a vedere l'ultravioletto e non vedranno niente del visibile, quindi arriveranno sul pianeta Terra e non vedranno niente. Esatto. Cioè vedranno probabilmente tutto in bianco e nero, no probabilmente non vedranno proprio niente. No, probabilmente non potrebbero non vedere nulla, perché se l'ultravioletto per noi è invisibile, loro sotto vedrebbero il visibile, quindi non vedrebbero nulla, cioè, vedrebbero buio praticamente. No, non vedrebbero quello che vediamo noi. Però magari vedrebbe tutte quelle molecole in grado di assorbere l'ultravioletto. Beh, è vero, d'altronde se la molecola è in grado di reagire con giusto, se riesce a fare il salto quantico, dici perché no? Dici magari ne reagisce di meno, magari, a seconda del... Perché esatto. Comunque le molecole che fanno parte dei nostri occhi sono assolutamente simili a quelle che troviamo nelle piante, non è niente di così... No, infatti. Probabilmente vedranno qualcosa di diverso. Non vedranno magari il prato verde come lo vediamo noi. Qualcosa vedono, ma lo vedranno sicuramente diverso, tutto qua. Certo. Poi ti ripeto, mettiamo un altro adattamento, la loro gravità è più bassa della nostra, saranno magari più alti, non lo so, sono ipotesi proprio per assurdo, o addirittura chi è che è stato? C'è stato qualche pensatore famoso che ha ipotizzato l'esistenza di forme di vita nelle nubi di Urano, e lui li ipotizzava come delle grosse meduse. Figata, questa cosa è incredibile comunque. Poi c'è tutta... Una storia di fantascienza, perché comunque quando parliamo di astrobiologia è bello anche parlare di fantascienza, che ci ha mostrato gli alieni più disparati che esistano nella mente umana. Passiamo da Alien di Ridley Scott con questa testa a forma di melanzana, con sangue composto da acidi organici, che potrebbe anche essere, non è improbabile nemmeno quello, agli alieni di Visitors, che sono, cos'è che erano, dei rettili. Sì, mi sembra fossero di una specie di rettili, sì, esatto. Quando guardiamo Men in Black è pieno di forme di vita diverse, cioè la fantascienza, chi fa fantascienza alla fine è un po' uno scienziato, si diverte a pensare, a ipotizzare, a fare delle ipotesi, purtroppo non dimostrabili, ma comunque ce l'hanno spiegato loro, cioè le forme di vita potrebbero avere forme diverse tra di loro, magari allora, liquide. Ci dice Iola, sarà che forse non saranno interessate ad avere a che fare con noi, probabile, perché dati i tempi potrebbe non essere neanche il momento giusto per vederci. Secondo me la curiosità è intrinseca nella natura. Com'è? La curiosità secondo me è intrinseca nella natura, non nell'uomo. Quindi probabilmente qualunque altra forma di vita nel cosmo è interessata a vedere se ce n'è qualcos'altro. Cioè anche loro... C'è la curiosità. Non puoi non dire che non c'è la curiosità nell'uomo, minchia, altrimenti figurati. No, dico che è nella natura, è intrinseco nella natura. Scusami, intendevi dire nell'uomo, che perdon. Dice poi Milena, magari non sono fatti neanche da cellule, visto che queste ultime sono prodotto della nostra consapevolezza. Allora, questa cosa me la devi spiegare meglio, Milena, però... Allora, il fatto delle cellule è interessante come domanda, però perché tutto sommato, se non ci... perché cellula, che cosa vuol dire? Cellula in realtà vuol dire, cioè, qualcosa che chiude, no? Cella, non è che soltanto per quello che è stata chiamata così. Ed effettivamente, se non ci fossero cellule, sarebbero gassosi, ma altrimenti la dispersione, la legge della... Allora, perché poi qui dobbiamo entrare anche nel fatto, ragazzi, che... Se le leggi della vita possono variare, quelle della fisica non è che cambiano, quelle sono, magari sono diverse i meccanismi in un altro pianeta, perché comunque la fisica, che ne so, la gravità, la forza di attrazione elettrostatica, quanto altro di una, quelle sono, non è che possono cambiare, cioè, la materia fino adesso magari
non conosciamo ancora, ma le basi, bene o male, quelle sono. Quindi non so se Tony, potrebbero non essere fatti da cellule? Guarda, una riflessione che ha fatto il mio professore, che mi piace molto portare, è: se le leggi della matematica sono universali, e la fisica è fatta di matematica, quindi le leggi della fisica sono universali, la chimica è fatta di fisica, quindi la chimica è universale, e la biologia è l'insieme di tutte queste. Quindi potenzialmente, perché se la fisica è universale anche la biologia non deve esserlo? Potenzialmente, per quanto ne sappiamo, noi adesso continuiamo a parlare di antropocentrismo, cioè noi vediamo tutto dal punto di vista dell'uomo. Ma magari non è una questione di antropocentrismo, è proprio una questione che la biologia è questa. C'è tanto ancora da scoprire, per l'amor di Dio, ma magari è proprio questa. Quindi sulla Terra si sono formate le cellule, magari questa è una legge. Quindi ci devono per forza essere le cellule. Però c'è anche da tener conto lo scivionismo del carbone di Sagan. Carl Sagan diceva che noi, la nostra mente, è in grado di vedere soltanto ciò di cui è prodotta. Noi siamo fatti di carbonio, vediamo solo ciò che è basato sul carbonio. Quindi noi vediamo, cioè le leggi che noi vediamo, che abbiamo studiato, sono universali. Ma se ne esistesse tutto un altro mondo di leggi che noi non sappiamo? Quindi sono obbligatorie le cellule? Assolutamente no. È quello che noi sappiamo. Se la biologia è universale, allora le cellule saranno per forza presenti. Ma tu prendi una micella fatta dal sapone. Esatto. Volevo arrivare proprio a quello, esatto. In grado di replicarsi. Fai un esperimento di laboratorio, prendi una micella artificiale, ci metti dentro il DNA, vedi se il DNA si è replicato e hai fatto un microrganismo, fondamentalmente, una semplificazione di un microrganismo. Oppure, vogliamo fare quelli che tirano sempre in ballo il Covid? No, parliamo di virus. Io sono uno dei sostenitori che i virus sono organismi viventi, tanti altri dicono che sono organismi non viventi. Se fossero organismi viventi, non hanno una cellula loro, hanno un capside. Ma se consideriamo il termine cellula, come hai detto tu, come qualcosa che contiene, allora anche loro hanno qualcosa che contiene. Quindi sicuramente la legge universale di quelle di cui parlavamo della biologia è che per avere la vita devi avere un contenitore. Questa magari è la legge universale, non la cellula. Quindi potenzialmente possono esistere forme di vita non basate sulle cellule. Potenzialmente sì. La regola dice che ci deve essere una compartimentalizzazione, non che ci deve essere una cellula. La cellula è soltanto un insieme di molecole. D'altronde tu hai detto anche una cosa giustissima, che è molto più neuro di quello che può sembrare, ossia che noi vediamo, non vediamo la realtà per quello che è, ma per quello per cui noi ci siamo evoluti per vederla. Quindi se noi vediamo la luce, come ben sappiamo tra le altre cose, non è la luce e basta, ma è la luce. Cioè, noi non vediamo tutta la luce, noi vediamo un pezzo della luce. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che tutto il resto non esiste? No, esiste come? C'è tutto un range di frequenze, di lunghezze d'onda che noi non vediamo, cioè per noi non vediamo. E non è che non esistono, esistono e come, anzi fanno dei danni della Madonna anche, e anche perché altrimenti... Perché ti metti la crema solare altrimenti? Cioè, adesso per dire, no? Ed è lo stesso discorso che faceva Scott Kelly, che fa Scott Kelly nella sua biografia. Lui nel buio più totale, all'inchiuso, all'interno di una capsula, che è il suo, poi era il suo habitat, lui vedeva la luce. Ma com'è possibile questa cosa? Perché noi vediamo i fotoni, noi ci siamo evoluti per vedere i fotoni, ma il meccanismo con cui noi vediamo i fotoni può essere replicato da altre particelle subatomiche o meno, o quanto altro, come nel caso se vai nello spazio, questa cosa qua. Quindi è una cosa che, se ci pensi, è devastante, perché mi viene da pensare addirittura che immagina di andare, che ne so, su un pianeta di un'altra galassia, facciamo proprio finta, proprio per ipotesi, andiamo su Andromeda, per intenderci, andiamo su un pianeta a caso di Andromeda, più o meno di una fascia simile a quello della nostra Terra, e con i nostri sensi non riusciremo a percepire niente, cioè per noi non esiste niente di quel pianeta lì, e poi magari in realtà tutto il contesto di quel sistema, di quel pianeta, in realtà con degli strumenti che amplificano, delle occhiali che allargano lo spettro visivo, quanto altro riesce a vedere tutta una serie di altre cose che
non vedresti come si fa paradossalmente senza andare troppo su un'altra galassia, quando spegni la luce e prendi la luce ultravioletta in casa e vedi le macchie in maniera diversa rispetto a quello che potrebbe essere con la luce del visibile. Quindi molto interessante questa cosa, è vero, noi ci siamo evoluti, non è la realtà che si avvicina a noi, ma noi ci siamo evoluti alla realtà. Poi la certo. definita realtà è quello un altro paio di maniche, quello poi lì poi subentra tutta un'altra dinamica. E è quello che intendevo all'incirca, spiegato. Ottimo, grazie Milena. Ottimo, quindi. Nel caso se avessi bisogno eventualmente di altri dettagli, Milena, non ti preoccupare di... Adesso ci abbiamo più o meno a chiusura, perché io domani devo andare al lavoro e già un po'... Vediamo un po' l'ora quello che è. Anche se, ragazzi, non mi aspettavo così tanta partecipazione, pensavo saremmo stati un pochino di meno, e sono molto contento perché, oltre che essere un mio carissimo amico, Tony, è una cosa che ci tenevamo a fare, e noi ci siamo sempre detti prima o poi qualcosa assieme la faremo, e almeno una cosa nel nostro piccolo l'abbiamo fatta, ed è una cosa che per me è molto bella e mi porta molto orgoglio anche averlo qua con noi. E la domanda te la faccio io finale, come tutte le domande che ti ho fatto fino adesso, alcune. Esistono gli alieni? Certo. Cioè, proprio senza, certo. Senza esitazione, perché noi oggi, come ho detto anche durante la conferenza un paio di tempo fa, noi oggi conosciamo circa 5.000 esopianeti, abbiamo scoperto circa 5.000 esopianeti. In piccolissimo spicchio della Via Lattea, e si stima che per ogni stella ci sia almeno un pianeta. Di stelle quante ce ne sono nell'universo? Quante galassie ci sono? Quante stelle ci sono? L'altro giorno Hubble ci ha deliziato della foto della stella più lontana mai scoperta. Vero. A breve c'è James Webb. Poi partiranno altri telescopi spaziali ancora. Le stelle sono... Se l'universo è infinito, le stelle sono infinite? Vabbè, facciamo finta che siano finite. Sono tantissime. Se per ogni stella c'è almeno un pianeta... La vita da qualche parte ci deve essere per forza. Se c'è qui, c'è anche da qualche altra parte. Certo. Io non credo che noi siamo un'eccezione. Io direi che la nostra vita possiamo chiamarla la momentanea solitudine della vita terrestre. Adesso siamo soli. Non lo saremo per sempre. Magari non lo scopriremo noi, magari lo scopriremo tra un milione di anni. Ma qualcosa ci deve essere. Cioè, se ti dico che si stima un pianeta per ogni stella, ma già il nostro sistema solare ha 8 pianeti. È facile. Cioè, nel senso, poi ci sono anche tutti quei pianeti che vagano in assenza di stelle, che non hanno una stella, sono pianeti oscuri, quindi la vita da qualche parte c'è per forza. Non abbiamo evidenze di questo, è soltanto mera speculazione. Quindi mi dici, gli alieni ci sono? Sì, sono grigi, verdi, con la testa gigante, ma magari anche sì, cioè nel senso, non niente lo esclude. Quindi la vita sicuramente da qualche parte c'è. Io ti dico, se c'è qui, c'è da qualche altra parte. Io lo spero, non possiamo essere soli. No, vabbè. Sarebbe da sempre. Fosse soltanto anche solo per puro egoismo matematico, la probabilità è... La probabilità non è zero. Non può essere zero. Secondo me, già magari... A livello di grado di complessità, sì, possiamo già andare, per esempio, su una... Facciamo per assunto anche questo, che ogni stella ha 8 pianeti, di questi pianeti uno è abitabile, allora già lì, per esempio, può essere se diamo per assodato, tra l'altro, che la Terra sia l'optimum ideale nel quale si possa in qualche modo sviluppare vita e... Perché poi più aggiungi le condizioni e più si restringe la cosa, chiaramente, e complessità primate e complessità cosciente. Perché già lì inizia a essere, insomma, se unisci, esiste vita, secondo me già la percentuale zero non è possibile, cioè non è matematicamente fattibile. Esiste vita unicellulare? Siamo ancora nel range dell'assolutamente fattibile, anzi, non è assolutamente da escludere. Esiste vita pluricellulare semplice? Anche lì, secondo me, non è da escludere, però già secondo me siamo tanto in meno, per esempio.
pian piano che ci che poi è la stessa cosa che succede qua nella Terra. Pian piano che il gradino evolutivo nei film, tu ti sposti verso dagli invertebrati fino ai vertebrati, c'è un gap poi incredibile in cui le specie calano vertiginosamente, perché tu ti perdi tutta la parte degli insetti, che sono devastante le numerosità di specie di insetti che ci sono, e vai fino ad un imbuto in cui uno sputo, un atomo, uno spillo di spazio lo occupiamo noi come organismi senzienti, e come organismi senzienti possiamo tranquillamente dire senzienti nel senso che in grado di sapere, possiamo dire con abbastanza tranquillità per adesso che il maggior grado è affidato a un primato di noi esseri umani nello specifico. È indubbio che esistano diversi gradi di coscienza che potremmo definire come anche complessità, non soltanto complessità di vita, ma anche complessità di elaborazione dei segnali neuronali, questo è sicuramente. Raga, non è che soltanto perché il topo lo vedete lì, togliamo il topo perché il topo c'è l'effetto cucciolo, un ragno, non è che il ragno perché lo vedete lì allora non capisce un cazzo, il ragno ha una sua percezione, probabilmente non ha alcune componenti quali per esempio la parte emotiva, se non è più limitato uno stimolo risposta, però piano piano che si va avanti si vede per esempio che iniziano a esserci delle forme di memorizzazione più complessa, delle forme di rievocazione di questa memoria, e anche paradossalmente il corvo, se voi vedete un corvo che deve risolvere un problema, raga, ci sono i video su YouTube, andatevi a vedere, cioè questo corvo è fermo lì che sta guardando le cose perché sta pensando a come risolvere quel problema. È definibile coscienza quella? Sì, no, boh, va a sapere adesso dove arriva, eccetera. Possiamo dire effettivamente che così come la complessità della vita diviene sempre, tra virgolette, meno probabile ma non impossibile, pian piano che aumenta di trovarle comunque in altri pianeti, intendo dire, potremmo definire che di questa vita ulteriormente diventa poi piano piano sempre più improbabile ma non impossibile trovare degli organismi che sono almeno al nostro pari, e poi diventa interessante, se non appunto il focus, addirittura di più, perché noi adesso siamo arrivati a un punto di tecnologia che siamo ancora tanto arretrati, se pensiamo al fatto che la macchina è un motore a combustione, esiste da quanto ormai? Da 200 anni? No, di più anche. Non lo so, 200-300 anni di motore a combustione, quindi è una tecnologia vecchia. Quando se pensate alle illuminazioni LED, nel momento in cui sono comparsi, si sono diffusi a macchia d'olio, e quelle, la parte di i processori, i telefoni, anche solo pensate ai telefoni, fanno il telefono con cui state guardando adesso questa diretta può mandare tranquillamente un razzo sulla Luna, andata e ritorno, senza neanche troppo sforzo, peraltro. Quindi diventa interessante andare a vedere e ipotizzare se, per esempio, queste forme di vita, e mi viene in mente, per esempio, il film, adesso non mi sfugge il nome, quello dove c'erano gli alieni che comunicavano, aiuto, come si chiamava? Altri indizi. Erano i due alieni di tipo che comunicavano con cose di tipo gassiforme. Cos'è, Rick e Morty, nella puntata dove c'è la puzzetta che vola... La puzzetta che vola, mi ha fatto uno spoiler, ma la guardo la cazzo di puntata. Sì, che sia la quarta stagione, tipo quinto episodio. No? Non importa, comunque. Sarebbe interessante perché a questo punto poi, se ipotizziamo che la... Perdonami il monologo, adesso ti faccio la domanda. Ipotizziamo quindi che l'ultimo gradino evolutivo dell'uomo, dopo aver conquistato i cieli, sia conquistare lo spazio, potremmo ovviamente immaginare che non sarà, cioè nel senso, se io e te andiamo per andare verso, partiamo per Andromeda, non ci arriviamo io e te, ci arriveranno generazioni di me e te un giorno più avanti, eccetera. E mi immagino che la pressione evolutiva che miliardi, diciamo per assurdo, miliardi di anni nello spazio potrebbero fare a una specie, mammiferi tra l'altro, che si ritroverà.
con gravità ridotta, perché a una certa, secondo me, non è che puoi andare gravità ridotta. Un ecosistema che, per quanto possa essere, diciamo, simile, a un certo punto comunque dei cambiamenti te li fa. Come potremmo essere? Potremmo avere dei tentacoli, come potremmo comunicare, come potremmo interfacciarci con il nostro essere umano tra un miliardo di anni, secondo te? Semplicemente non sarà più essere umano, cioè probabilmente sarà l'evoluzione del genere Homo, cioè probabilmente nascerà una nuova specie, non sarà più Homo sapiens, ma sarà Homo space, non lo so. Homo sarà spaceman. Sempre se non muore durante il viaggio, perché metti un'ipotetica piccola pandemia su un'astronave, sono tutti morti, cioè non è una via di fuga, e quindi l'uomo del futuro sicuramente non sarà l'uomo di adesso. Ti ripeto, come facevamo prima l'esempio della Luna, se tra un milione di anni l'uomo che ha vissuto per un milione di anni torna sulla Luna, probabilmente sulla Terra rimarrebbe spiaccicato al suolo, non riuscirebbe nemmeno a camminare. Quindi tu immagina un ipotetico essere umano in ritorno da Andromeda, dalla galassia di Andromeda. Ci avrà messo un tot, facciamo che vada alla velocità della luce, ci avrà messo tot milioni di anni ad arrivare fino qua. Non è detto che ritrovi la Terra, ma se ritrova la Terra lui non sarà più adatto a viverci. Certo. Perché durante tutto questo viaggio verso un pianeta nuovo, sconosciuto, anche il viaggio ci sarà un'altra fase di mutazione, alla quale poi questo organismo umano dovrà riadattarsi a sopravvivere su un pianeta. Quindi quando noi troveremo un pianeta che ci piace, in cui possiamo andarci a sopravvivere, a vivere, ci dovremo adattare due volte, il viaggio e l'arrivo a un nuovo pianeta e soprattutto le condizioni a cui ci eravamo abituati. Quindi diciamo che lo studio delle forme di vita nello spazio non è complesso, la colonizzazione sicuramente sì. La colonizzazione spaziale sarà sicuramente problematica, ma ci darà anche informazioni scientifiche impareggiabili. Cioè probabilmente vedremo veramente l'evoluzione dell'uomo in diretta. Cioè adesso noi, per esempio, vediamo Denisova e tutti gli altri delle altre specie che hanno partecipato al genere Homo come fossili, ma probabilmente noi vedremo l'evoluzione di una nuova specie di Homo. Cioè saremo in quella fase che riuscirà a vederlo. Quindi questa cosa è una cosa che a me galvanizza particolarmente. Sicuramente io non lo vedrò, tu nemmeno, ma qualcuno lo farà e sarà galvanizzante vedere l'evoluzione di una nuova specie del genere Homo. Ti fa una domanda provocatoria, però secondo me proverò a rispondere sia io che poi anche Tony sicuramente. Dopo aver imparato a conquistare tutto ciò che vuole, l'uomo quando imparerà a conservare? Ma allora, è un'ottima domanda, però ci tengo anche a dire che dipende da perché noi adesso stiamo parlando di esplorazione, non stiamo parlando di colonizzazione nel senso di conquista, cioè è nostro. Tant'è che esistono, poi Tony sicuramente me lo potrei confermare, vabbè, lascia un po' il tempo che trova, però tipo tu non puoi andare sulla Luna e dire boh, questo è mio, oppure andare su Marte e dire questo è mio. E quindi già soltanto questo è abbastanza probabile che un'eventuale colonizzazione di un altro pianeta, se parti da zero, se proprio non sei scemo, diciamo, e lo sei, però quando arrivi non lo sei, lo sei dopo, lo diventi dopo, perché ricordatevi che la memoria, e parlo da neurobiologo, è un processo meraviglioso ma fallibile. Se noi andiamo su Andromeda e colonizziamo X pianeta, quante generazioni, già soltanto il fatto che siamo andati lì, non siamo più esseri umani. Abbiamo perso totalmente quella capacità di essere, o meglio, non siamo più legati alla storia dell'essere umano. Ma facciamo pure per ipotesi che ci sia un programma didattico talmente ben strutturato che tu arrivi sul pianeta X di Andromeda, che sai che sei essere umano, sai di essere essere umano, eccetera, eccetera, quanto altro. Secondo voi, ragazzi, quante generazioni potrebbero passare per far sì che ad un certo punto determinati fenomeni sociali, biologici, quanto altro, perché ricordiamoci che l'essere umano è un animale, una scimmia un po' troppo evoluta, ma è pur sempre un animale, con determinate componenti e strutture neuronali che sono fissate da migliaia e migliaia e migliaia di anni? L'intento non è tanto il conquistare,
Io credo la parte il conquistare o comunque lo spostarsi, il colonizzare, fa parte dell'uomo animale. E io credo che sia un istinto, come la curiosità, un istinto base, insito negli organismi più complessi e più neanche tanto più complessi. Il conservare, invece, è un qualcosa che non lo puoi avere, ma lo puoi apprendere. E la memoria, come vi ho sempre detto, non è un fenomeno eterno, ma lo diventa quando viene trasportata verso qualcun altro. Quello che noi vi stiamo dicendo adesso sarebbe potuto tranquillamente morire nelle nostre teste da oggi fino a da che l'abbiamo imparato fino alla fine dei nostri tempi. Abbiamo condiviso queste informazioni con voi e quindi queste informazioni non sono più nostre, mie di Tony, ma sono mie di Iola, di Ludovica, di Sofia, di Laura, di tutti quelli che hanno partecipato qui. Se voi farete lo stesso, ancora sarà quindi letteralmente eterna l'informazione, meno se questo principio di conservazione non della specie, ma della storia, che è la memoria della specie, se vogliamo proprio dirla così, è un pochino meno consolidato, diciamo. E quindi, adesso lascio la parola a te, Tony. Questa cosa, secondo me, dal punto di vista da neurobiocoso, ha una risposta. Quindi lo può tranquillamente imparare a conservare le cose, ma lo stiamo facendo anche noi, cioè anche noi adesso, le persone che siamo qui, non siamo, io credo, persone dedite particolarmente allo spreco, alla cosa, insomma, tutta una serie di altre situazioni tali per cui non siamo consci di quanto è prezioso una cosa, ecco, per intenderci. Lo potremmo essere qualora il concetto che abbiamo in testa di conservazione cessa di esistere. Se vai dalla specie, dalla conservazione di specie che abbiamo tutti alla conservazione di un concetto che abbiamo noi, è molto diverso come cosa. Ti posso? Lascio la parola, Tony. Allora, io risponderò, dato che la domanda è stata tra virgolette provocatoria, rispondo anch'io con una risposta provocatoria. Vai. Nel momento in cui io sono riuscito a colonizzare la galassia di Andromeda, sono riuscito ad andare su un pianeta della galassia di Andromeda, vuol dire che potenzialmente posso andare su qualsiasi pianeta nel cosmo. A questo punto, cosa me ne frega di conservare? Se l'universo è infinito, sono infiniti anche i pianeti, finito un pianeta, vado su un altro. Quindi il concetto stesso di conservare perde di senso. Poi credo che la domanda sia la classica domanda del perché andiamo nello spazio quando non conosciamo ancora i nostri oceani. Quindi, se la mettiamo sotto questo punto di vista, certo, l'uomo sta imparando a conservare, le nuove generazioni stanno imparando a conservare, per fortuna, conservare la biodiversità, conservare la memoria storica, conservare la memoria politica, conservare tutto ciò che può essere conservato, e lo stiamo facendo anche con i progetti scientifici che ci sono in ballo. Tutto quello di cui abbiamo parlato stasera, dell'utilizzo delle risorse spaziali, ad esempio, direttamente su un pianeta, è per conservare anche questo. Cioè, se io domani mattina vado sulla Luna e porto il ferro della Terra, a un certo punto la Terra sarà disintegrata, dovrò portare il legno, dovrò portare tutto, e la Terra la distruggo. Se invece io inizio a utilizzare le risorse direttamente in loco, risparmio quelle che ho sull'altro pianeta. Ne utilizzo un po' di quello, un po' di questo, e alla fine riusciamo a creare un sistema che si autosostiene, un sistema sostenibile, come se vogliamo parlare del grande problema green. Ma nel momento in cui noi colonizzeremo l'intero cosmo, avremo raggiunto il concetto massimo di libertà, libertà assoluta, infinite risorse, infiniti spazi, infinita qualunque cosa. A questo punto il concetto stesso di conservazione perde senso. Qualunque concetto perde senso quando noi abbiamo veramente tutto. Esatto. Quindi, come diceva Simone, quello che succederà, la colonizzazione di futuri pianeti oltre il sistema solare, succederà tra milioni di anni, migliaia, non lo so. Tutto quello di cui noi parliamo oggi non ha più senso quando si parla di tempi geologici così grandi. Un egiziano 3.000 anni fa non si sarebbe mai posto una domanda di questo tipo, della conservazione, ma non si sarebbe posto nessuna domanda di quella che ci facciamo noi oggi. E quindi bisogna vedere l'uomo tra 1.000 anni che domande si farà. Magari il problema della conservazione sarà già stato risolto e quindi è tutto bellissimo, tutto green, avremo le astronavi che vanno ad alito, non lo so, tu aliti nella console, la nave va, non lo so. Bellissima sta cosa. Supereremo il carburante. Mettiamo però, ci dice Yolanda ancora, mettiamo però che ci sia un numero X finito di pianeti,
la conservazione non perde senso. No, il discorso però è un po' relativo in questo caso, Yolanda, perché ricordati anche che Luca ha detto una cosa giustissima. Allora, posto che comunque, cioè, raga, consideriamo un pianeta, cioè un pianeta, non è che siamo, non è un sassolino, è un pianeta, un cazzo di pianeta, cioè una roba giga, ultra, non è proprio una robettina. Anche, anzi, guarda, anche fosse la Luna, è comunque tanto grande, tanto grande. Comunque, Luca ha detto una cosa che vi dissi anche, tra l'altro, qualche live fa, che riguarda la questione delle risorse. Uno, Tesla, nella sua microbiografia, dice: vuoi risolvere i problemi del mondo? Tre cose devi fare. Facilitare i trasporti, nel senso lo spostamento. Facilitare l'energia, accessibilità delle risorse. Una volta che hai fatto questo, mancando la necessità di dover sopperire a una mancanza, scusate il gioco di parole, che senso ha il concetto stesso di bisogno? Ce l'abbiamo intrinseco perché il nostro DNA non è programmato, cioè il nostro DNA non sa che stiamo vivendo il momento che stiamo vivendo. Lui, appena vede una bracciola di maiale, accumula tutto il grasso che può accumulare in maniera compulsiva, senza se, senza ma. Perché per lui milioni di anni di evoluzione, e qui ci stiamo, milioni di anni di evoluzione ci hanno portato a un DNA, ripeto, un DNA che, tra virgolette, non sa che adesso stiamo bene. Ipotizzando che, come ha detto giustamente Tony, stiamo parlando di qualcosa che va talmente tanto in là, che potrebbe anche essere che il concetto stesso di conservazione perda di senso nel momento in cui sei riuscito a non a piegare la natura, ma a piegare la materia per far sì che letteralmente tu non abbia più bisogno di niente. Mancando il bisogno, manca la conservazione. Mancando la conservazione, non nasce il desiderio di qualcos'altro. Adesso qui stiamo andando anche nella parte un po' filosofica della cosa, però d'altronde, insomma, può anche... No, ma la domanda comunque è più che lecita. Anzi, la domanda è doverosa. Sì. Perché adesso lei ha detto, ad esempio... Se il numero dei pianeti fosse finito, non infinito, cosa si farebbe? Da un punto di vista di conservazione, io ti dico che da persona che è dentro un po' nell'ambito dell'astrobiologia, esiste anche l'astroeconomia e l'astropolitica. E ci sono persone che si sono proprio... hanno costruito dei comitati che si pongono queste domande. Si pongono la domanda del ma quando noi saremo su Marte? Il concetto di proprietà, primo, esatto. Esisterà? Cioè, esatto. Io vado su Marte, pianto la bandiera con scritto Luca Tonietti, questa terra è mia, posso farlo? Ci sono dei comitati che si sono posti questa domanda. Lo stesso vale per la conservazione. Cioè, io domani mattina posso andare su Marte e fare delle miniere a cielo aperto enormi, distruggere tutto il pianeta per portare le risorse sulla Terra perché mi potrebbe servire? Vedo un asteroide, don't look up e quant'altro, vedo un asteroide che è fatto di oro. Posso andare là, devastarlo e prendermi l'oro? Ci sono dei comitati che si pongono queste domande. Cioè, ci sono persone che sono pagate, giustamente pagate per farlo. Sono come i comitati etici sull'editing genomico. Ci sono domande che è necessario porsi. Ovvio che si potrebbe evitare l'editing genomico, possiamo farlo, sì, domani mattina lo facciamo e tutti quanti abbiamo quattro occhi e due azzurri e due marroni, siamo tutti contenti. Però ci sono effettivamente ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi che vanno discussi. Si parte da noi, dal piccolo, ne discutiamo tra di noi, così si fa una coscienza collettiva, ma ci sono poi persone che fanno questo. Quindi sicuramente sono già state... Qualcuno scrive, se non sbaglio, ho letto di leggi. Io non sono un esperto di leggi spaziali, onestamente, però sicuramente qualcuno l'ha fatto. Qualcosa sancito c'è per forza. Sì, sono sicuro anche io che... L'avevo letto anche io questa cosa qua. Della Luna sicuro. Ma anche di Marte, che non è possibile reclamare una proprietà sulla Luna, su Marte. Cioè, non puoi dire quell'appezzamento è mio, non lo puoi fare. Non lo so, credo anche io che non sia possibile. Io credo che lo spazio sia di tutti. Però poi la privatizzazione arriva subito dopo la colonizzazione. Cioè, nel momento in cui noi arriveremo su Marte, all'inizio tutti amici, non c'è la guerra, non ci sono confini, da quassù è tutto un pallino blu, là sarà da quassù è tutto un pallino rosso. Tempo... 10 giorni che istituiscono il primo municipio e il giorno dopo la privatizzazione c'è già, questa piazza è mia, quella è di Tizio, quella è di quell'altro, poi arriveranno gli americani, tutto nostro. Temo anche io di concordare su questa tua cosa, purtroppo. Cioè, allora, forse magari abbiamo una visione un po' pessimistica, però
è che la territorialità è una cosa che o la superiamo a livello talmente tanto culturale da far sì che poi non, cioè, letteralmente non esiste il concetto perché non viene tramandato, o altrimenti, raga, ma anche soltanto pensate a un bambino, quando cresce, gli togli un qualcosa, lui vuole quel qualcosa. Vai a spiegare che, insomma, e sono d'accordo anche io con quello che ha appena detto Tony, probabilmente sarebbe la vera sfida, sarebbe proprio quella di superare una serie di concetti morali e politici che fanno invece della nostra vita da esseri umani, perché ricordiamo che alla Terra, come a Marte, non gliene fotta assolutamente un cazzo di niente, di cosa potremmo chiamare il cratere iper Mars, non gliene frega assolutamente un cazzo di niente a Marte, noi siamo una caccola nel tempo probabilmente, anche meno probabilmente, così, e sicuramente lì, come dissi anche per la guerra, l'unico modo che hai per evitare la guerra, questo lo disse Freud, non lo dico io, quindi va bene, l'unico modo che lui poteva suggerire per evitare conflitti e guerra è evitare e promuovere ogni forma di civilizzazione in senso di quieto vivere comune civile. Se la fallibilità dell'essere umano, che è un organismo fallibile, chiaramente ci sarà e non verrà compensata, temo che la Terra, tipo, per riprendere il film Blade Runner, non credo che sia un evento così tanto improbabile, anzi, secondo me, quindi... È sempre così. Si parte sempre con i buoni propositi che poi vanno sempre un po' a ramengo. Esatto. Però... la cosa importante è che comunque qualcuno ci pensi, è un inizio, non è la fine, non è purtroppo la conclusione, come tutti i problemi che ci sono di attualità, senza tirarli fuori in ballo in questo momento che non è il posto adeguato, ma l'importante è che si inizi a parlarne. Se già una persona come voi, che state scrivendo nella chat, si pone la domanda, ma la conservazione nell'esplorazione spaziale ha senso? Questo è già il primo punto, questa è la domanda giusta, al di là del come è fatta la Terra, la geologia, la planetologia, tutto quello che vuoi, ma farsi domande di questo tipo sono le vere domande giuste. Nel momento in cui noi colonizziamo un nuovo pianeta, lo dobbiamo conservare. Esatto. Come coscienza di oggi, poi se facciamo il discorso di prima, chi se ne frega. Esatto, perché è capace poi magari che il discorso tra un milione di anni perde anche il concetto stesso della Però cosa. Oggi questa domanda è fondamentale, ed è fondamentale che se la facciano i giovani, che sono le generazioni del futuro, è fondamentale che loro conservino. Se no noi vogliamo esplorare lo spazio, ma non avremo probabilmente nemmeno il tempo di arrivare alla colonizzazione dello spazio se andiamo avanti così. Non per catastrofi, ma per un po' di questa cosa, così come il dovere dei giovani conservare è anche un po', anzi, è dovere dell'oggi, della generazione di oggi, insegnare adeguatamente, non spiegare, insegnare, che è ben diverso da spiegare così a caso, quindi quello sì. E imparare anche. Esatto. Ragazzi, se avete qualche domanda, direi che abbiamo spaccato tutto oggi, siete stati fantastici, e è stata bellissima, io sono divertito quasi 2 ore, è stata fantastica, è stato veramente bellissimo, è stata una chiacchierata fantastica, piena di informazioni, piena di pensate, tra l'altro, ragazzi, c'è 2 argomenti che paradossalmente non c'entrano quasi un cazzo l'uno con l'altro, però sono invece così, si intrecciano così tanto, Iola ti devi calmare un attimo, sai? si intrecciano così tanto perché si ritorna sempre un pochino prima con i piedi per terra, però si guarda sempre al cielo, si va sempre più in alto e tutto, e ci si pone domande che percorrono fondamentalmente il come siamo fatti, come siamo nati nel senso di vita, al come potremmo essere, e si incontrano 2 branche della scienza che, e ci tengo anzi a ribadire, 2 branche della biologia, io ci tengo tantissimo questa cosa qui, molto nuove, così come la neurobiologia forse è un pochino più, ha un retaggio un pochino più tra virgolette antico a livello di reputazione, ma è recente a livello di sviluppo. L'astrobiologia, posso dire con abbastanza fierezza che il mio amico Luca Tonietti è uno dei primi in Italia, comunque si sta occupando anche di promuovere, di investire sull'astrobiologia con la sua pagina, con il suo impegno. Sono cose tanto difficili. Scusa un secondo,
ti interrompo perché già che ne approfitto, abbiamo parlato di pagina, promozione dell'astrobiologia e quant'altro, tutto quello che faccio io e che facciamo non sono io, sono io e altre tot numero di persone. Io non lavoro da solo, non vivo da solo, non faccio le cose da solo, le faccio sempre con altre persone. Ci sono professori, ci sono colleghi, postdoc, dottorandi, certo, amici, ragazzi curiosi e quant'altro, che tutti collaborano per portare un po' avanti questo argomento che è l'astrobiologia, che non è così tanto agli arbori, in Italia un pochino sì, però ci sono tante persone. Certo. Astrobio, ad esempio, siamo in una decina di persone che arrivano da diversi campi, come dicevi prima, molto multidisciplinare. Addirittura abbiamo dei ragazzi delle superiori che sono super appassionati e si sono uniti a noi. Questo ragazzo, nello specifico, è sudafricano, si è super appassionato, ci ha contattati e sta facendo veramente tutto lui in questo momento. Ma anche nell'ambiente universitario, l'astrobiologia non la faccio io, la facciamo noi, la facciamo certo. La scienza è fatta da persone e la scienza è compartecipazione, non è mai competizione. Questa è una cosa molto importante, non si compete nella scienza, ci si compartecipa come gli elettroni nei legami chimici. Esatto. Soltanto questo piccolo... No, ci mancherebbe, hai fatto benissimo, infatti qualcuno è venuto ogni tanto, mi è sembrato di aver visto un paio di persone che sono apparse del tuo team. Che però ci tengo anche a dire che sei stato uno dei primi a volerlo comunque creare questa realtà a livello comunque almeno italiano, quello che è giusto, c'è da dirlo. Poi l'entusiasmo riguardo questa cosa si è chiaramente assolutamente... ma anche qui, vabbè, qui vedo tantissime persone che interessate a delle neurocose, che sono state veramente tanto entusiaste di questa partecipazione. Faremo un bis, tranquilli, faremo una cosa anche più... organizzata, più meglio gestita, più anche strutturata con immagini, con qualcosa. Non facciamo spoiler, ma faremo cose. Adesso dobbiamo soltanto ritagliarci il tempo per esistere, per esempio, però qualcosina riusciremo a fare. Già questa improvvisata, devo dire, secondo me è stata molto ben strutturata, ben fatta e tutto. E, ragazzi, ripeto, avete ancora 2 minuti per eventualmente fare qualche domanda a Luca, che comunque troverete disponibilissimo, lui e il suo team e il team di ragazzi assieme di Astrobio, nella pagina, che comunque poi vi lascio dopo in descrizione della storia. E questa diretta la salviamo, Luca? Non lo so, dimmi, la salviamo? Salva. Dai, la salviamo, va bene. Questa diretta la salviamo, a differenza delle mie che non salvo mai, ma vabbè, però prima o poi magari mi deciderò a salvarla anche io. E probabilmente, se riusciamo, adesso cerco di capire più o meno, Luca la metterà poi su un canale YouTube, dove eventualmente potrete trovare anche la conferenza, quella che avevi fatto tu, può essere anche? Ce ne sono tante, tutte quelle le sto caricando lentamente, c'è stata questa conferenza a Napoli, sto caricando tutti gli interventi sulla pagina YouTube, potete trovare la mia, ma anche quella di altri colleghi, esatto, professori. Okay, perfetto, dato ricordiamo che in questa conferenza c'è stato un tuo docente che è ancora in Antartide? No, adesso è in Cile, nel deserto di Atacama, quello di cui parlavamo prima. Esatto, quindi insomma, anche lì ha testimoniato anche il fatto di come, cioè lì va bene, vedi tutto bianco, ti sembra un po' di essere... un pochino, dice lui, mi ricordo che mi aveva lasciato impresso questa cosa, la parvenza è quella di stare, diciamo, in montagna, però cioè, qui quando esci rischi di morire, cioè non è una robetta proprio, se succede qualcosa, e quando dici di morire non è che muori anche bene, cioè se muori bene cadi ed è finita, cioè se muori male ti fratturi una gamba, è tempo di arrivare da qualche parte, campa cavallo, quindi anche lì insomma, molto interessante, molto, molto bello anche l'intervento, che troverete eventualmente sul canale YouTube, che poi vi passo anche nella storia tutto. L'attività di Luca è quindi localizzata a Napoli? Ci dice Iola, che è limitrofa, infatti. Sì, in questo momento sì. Faccio un dottorato un po' tra l'Università Partenope per l'Università Federico II. Abbiamo avuto la fortuna di andare un po' qua e un po' là. Però sì, la base, come si chiama? La base d'appoggio è Napoli. La base operativa, la stazione base è a Napoli. Esatto, è Napoli. Nonostante io non abbia l'accento napoletano. Ah, ecco perché non riuscivo a capire. Allora, adesso ho capito tutto, allora.
Mi hai pur buffato, non pensavo. Ma pensa a te. Pensa a te, infatti. Dai, stacchiamo che ci stanno tracciando. Stacca, stacca. Che ci stanno tracciando col cappellino di Topolino. Esatto. Ragazzi, io dovrei avervi detto tutto. Tony, se vuoi dire qualcosina, insomma, di pure, e poi ci salutiamo. Sto pensando a una citazione di chiusura. Ah sì, citerò la citazione che metto sempre nelle presentazioni PowerPoint, perché mi piace, una citazione di Kennedy. E noi facciamo tutto questo non perché è facile, ma perché è difficile. Ecco. Boom. Vincere, vincere. Ragazzi, buonanotte. Luca, Tony, veramente, veramente grazie mille. È stata una cosa, per quanto intima, è stata bellissima. È stato veramente un piacere iniziare questa cosa assieme, e finalmente possiamo spuntare questa cosa in una delle tante cose che spero faremo assieme, chissà. Nel mio libretto delle cose che non volevo fare. Io lo segno nel mio Death Note, live Tony. Fatto. Dai. Buonanotte ragazzi, se avete qualche domanda, dubbio, domanda, perplessità, scrivete o a me o a Luca a seconda del campo, o bischiate, chi se ne frega tanto, in caso ci si risponda a vicenda. Questa live la salverò, e per tutto il resto buonanotte, buon lavoro, buon tutto a tutti quanti. Grazie. Ciao, ragazzi. Tanti saluti. Ciao.